La prima di queste tre lezioni, chiamiamole così, si intitola La Controriforma, sconfitta dell'eresia protestante in Italia. Poi vi sarà, dopo pranzo, il Magistero dei Papi e la condanna del Risorgimento. Infine, la lezione conclusiva. Come vi è stato già detto, la breccia del Vaticano secondo il protestantesimo modernista, non della Chiesa ovviamente, ma nella Chiesa. Il metodo è sempre lo stesso. Una prima lezione di carattere storico, una seconda in cui vi presentiamo la fonte alla quale noi tutti dovremmo abbeverarci, cioè la voce della Chiesa, la voce del Papa, la voce del Vicario di Cristo, ed infine la terza, che invece è l'attualità, ovvero sia la lotta che si è purtroppo costretti di combattere contro il modernismo. Incominciamo quindi con la prima, questa carrellata storica che si sofferma, direi simbolicamente, sul termine controriforma. Voi sapete che fa parte un po' della vulgata del laicismo italiano affermare che questo periodo storico, la controriforma, che pur ha dato alla Chiesa opere d'arte meravigliose, grandissimi santi, opere di beneficenza e di carità che sussistono tuttora, sarebbe stato un momento cupo della nostra storia e anzi sarebbe ancora oggi la causa di tutti i nostri mali. Per esempio, leggendo Il Sole 24 Ore, che come sapete è il quotidiano confindustriale, vi è un articolo tra le migliaia che si potrebbe citare, mi è capitato sotto gli occhi questo qui in questi ultimi tempi, il 13 marzo, di uno storico ben noto, Sergio Luzzatto, che più volte ha avuto occasione di mostrare la sua ostilità nei confronti della Chiesa. Ed ecco cosa dice in un articolo, 13 marzo vuol dire appunto che si era in prossimità dei festeggiamenti per il 17 marzo, che quest'anno è stata festa nazionale, se non erro, in quanto 150enario della proclamazione dell'unità d'Italia, quindi del Regno d'Italia. Ebbene, Luzzatto dice... in realtà abbiamo perso, in realtà fosse vero, perché secondo lui l'Italia resta ancora oggi gravata da un'ipoteca, che cosa? Il suo spirito cattolico. E concludendo l'articolo dice, parla di un libro di un certo Ermanno Rea, La fabbrica dell'obbedienza. Obbedienza a cosa? Alla Chiesa, naturalmente. Il quale ha finito per scrivere, questo Rea, un libro molto politico e non sempre condivisibile, così dice Luzzatto, la cui famiglia evidentemente era originaria dalla Germania, come indica il cognome. Benissimo, allora, un libro comunque che offre spunti preziosi di riflessione sulla lunga durata della controriforma inaugurata dal Concilio di Trento. Secondo Rea, il segreto dell'Italia presente, cioè intendono dire dei nostri mali, è da ricercare là, lontano da noi, eppure vicinissimo, in un'unità d'Italia fatta quattro secoli prima che da Cavour, dai tribunali della Santa Inquisizione, e fatta dentro quei confessionali dove la Chiesa Cattolica ha inventato, insieme all'Italia del perdono,
l'Italia del condono. Evidentemente non approvo affatto quanto dice Luzzatto, ma è espressione di tutta una mentalità. Questi patrioti che festeggiano agitando il tricolore l'unità d'Italia, incluse le nostre più alte autorità, in realtà detestano l'Italia e ne parlano sempre male. Parlano male dell'Italia, parlano male degli italiani, parlano male delle tradizioni italiane, della mentalità italiana, della cultura italiana, perché in realtà odiano la religione cattolica che ha plasmato e formato l'Italia dagli apostoli Pietro e Paolo fino ad oggi. Quindi questa accusa, essere stata la Chiesa, cioè, con il sacramento di penitenza, l'antenata di questa mancanza di rigore, di serietà che porterebbe sempre al condono, a perdonare, eccetera, questo essere quindi l'Italia fatta di furbi, di smidollati, secondo queste persone è tutta colpa del cattolicesimo e in particolar modo del cattolicesimo tridentino. Cosa vuol dire questo? Come viene sempre detto da parte quindi di questi laicisti intrisi di cultura azionista, cioè il partito d'azione, sia quello storico di Mazzini, sia quello invece antifascista di Rosselli e gli altri, no? Quindi questa mentalità dice: i guai dell'Italia da dove vengono? L'Italia ha tutti i suoi difetti, i suoi guai, per cui noi ammiriamo sempre l'estero e gli altri stati, perché ha avuto il papato, ha il papato, e perché non ha avuto la riforma protestante. Ecco. Ora si dice: ma costoro sono forse religiosi? Sono forse persone profondamente evangeliche? Credono nella Sacra Scrittura perché hanno questo afflato che gli fa desiderare una riforma protestante, che sarebbe una riforma religiosa? Niente affatto. In realtà per loro, e giustamente, esattamente, hanno capito che la riforma del protestantesimo conduceva ineluttabilmente alla società laicista, secolarizzata, irreligiosa di oggi. La scuola liberale ha sempre accusato anche il papato essere stata la causa della disunità d'Italia. Guardate le altre nazioni, noi abbiamo l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, la Francia, tutti uniti, l'Italia invece è rimasta disunita perché? Per colpa del papato, che avrebbe sempre lavorato alla disunità d'Italia. L'ostacolo maggiore all'unità d'Italia consisteva nel potere temporale del Papa. Ma se solo si riflette, se si conosce un minimo la storia, chiunque potrebbe dire per l'appunto che la Germania, che pur è certamente in Europa, nel bene e nel male, una grandissima potenza, laddove invece l'Italia unita è sempre stata, sia nel periodo liberale, sia in quello fascista, e adesso addirittura è una colonia, prima era una potenza minore, una piccola potenza, e adesso addirittura una colonia in pratica, e tuttavia la Germania, che è sempre stata invece una grande potenza, ha trovato la sua unità politica 10 anni dopo di noi, giacché se il Regno d'Italia fu proclamato nel 1861, il fatidico 17 marzo, come tutti sanno, l'impero germanico fu istituito invece
nel 1870. E tra l'altro questo impero fu fatto mantenendo tutte le realtà statali, le dinastie, le monarchie, i principati che esistevano precedentemente, quasi tutti, gli Hannover e pochi altri scomparvero, ma la miriade di stati che componeva la Germania rimase, dando quindi alla Germania un assetto che oggi potremmo chiamare federale. Non si può certo dire che in Germania vi fosse il potere temporale dei papi. Non si può certo dire che in Germania non ci sia stata la riforma. C'è stato Lutero, e come? Era tedesco. Come mai allora, se è vero che l'Italia rimase disunita per colpa del Papa, in Germania l'unità si fece 100 anni dopo che da noi? È chiaro che queste affermazioni della scuola liberale, laicista, azionista, sono tutte affermazioni false, pretestuose e calunniose. Altrove bisogna trovare la specificità dell'Italia, che naturalmente questi signori patrioti odiano profondamente, perché amano a parole un'unità d'Italia che in realtà per loro nasce solamente 150 anni fa, mentre invece detestano l'Italia vera, così com'è, con tutte le sue particolarità e con il suo genio. La particolarità dell'Italia è di avere non una vocazione nazionale, come gli stati nazionali, che adesso tra l'altro sono tutti più o meno in crisi, ma di avere una vocazione che potremmo chiamare imperiale o universalistica, che gli viene prima di tutto dalla tradizione dell'antica Roma e secondariamente e molto di più appunto dalla Roma dei Papi. La presenza del Vicario di Cristo da San Pietro in poi a Roma si innesta in una vocazione universalistica che vi era di già nell'antico impero romano e dà all'Italia una vocazione, potremmo dire, non nazionale ma universale. In che cosa la Germania ci assomiglia vagamente? Perché anche loro rimasero, tra virgolette, disuniti, cioè ebbero un'unità diversa da quella dell'unità nazionale? Perché anche in Germania vi fu, con il Sacro Romano Impero, una idea altrettanto, o meno che quella papale, ma comunque universalistica, più che nazionale, innestandosi anche qui nell'antica idea imperiale, ma per la Chiesa non è tanto quello, ma è molto di più, è la vocazione universale, cioè cattolica, della Chiesa di Cristo, della quale la Roma cattolica e papale è il centro, l'anima, il cuore pulsante. Quindi contro riforma come causa di tutti i guai d'Italia, riforma mancata come causa ancora dei guai d'Italia, cioè l'Italia non ha avuto il protestantesimo, deve averlo, bisogna realizzarlo continuamente per rompere questa catena dell'antica Italia da loro detestata, sono dei simboli che in realtà ci devono rimandare molto più indietro nella storia, ovvero sia allo sbarco, potremmo dire, di San Pietro e di San Paolo in Italia e a Roma. Pensiamo, come ho già scritto in questo breve articolo del calendario per l'anno corrente, pensiamo al fatto che buona parte del Nuovo Testamento è stato scritto nel nostro paese. A Roma fu scritto tra il 50 e il 60 il Vangelo di San Marco, verso il 60 quello di San Luca, verso il 63 gli Atti degli Apostoli.
Molte lettere di San Paolo, probabilmente, almeno le lettere di San Paolo dalla prigionia agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi, a Filomene. Più tardi, le due lettere di San Pietro, la lettera di San Paolo a Timoteo dell'autunno del 66, col quale l'Apostolo chiude, per così dire, la sua carriera. Il Vangelo, il Nuovo Testamento e Roma sono, come vedete bene, inscindibili. Per questo il grande romano e il grande Papa San Leone Magno scrisse: «Sono questi, o Roma, gli uomini, Pietro e Paolo, che fecero risplendere ai tuoi occhi il Vangelo di Cristo e che, Roma, da maestra dell'errore», ecco, Mazzini voleva restaurare la terza Roma, che voleva essere una riedizione in cartapesta della Roma pagana, maestra dell'errore. Ebbene, da maestra dell'errore ti resero discepola della verità, Pietro e Paolo. Questi sono i tuoi padri santi, i tuoi veri pastori, che per collocarti nel regno dei cieli ti fondarono molto meglio di coloro che posero le prime fondamenta delle tue mura, Romolo e Remo. Sono questi gli eroi che ti innalzarono alla gloria presente, per cui tu, stirpe santa, popolo eletto, città sacerdotale e regia, divenuta capo del mondo con la sacra sede del Beato Pietro, stendi la tua supremazia grazie alla religione divina, assai più lontana che non con il dominio terreno. Mentre infatti ti sono state necessarie molte vittorie per estendere il tuo impero sulla terra e sul mare, il dominio che ti ha sottomesso la fatica guerriera è inferiore a quello che ha conquistato la pace cristiana. D'altra parte, conveniva perfettamente al piano divino che molti regni fossero confederati sotto un solo impero, affinché la predicazione si spandesse rapidamente tra i popoli uniti dal governo di una sola città. Ma questa città ignorava l'autore della sua elevazione, cioè Cristo. Governando quasi tutte le genti, le rendeva schiave degli errori di tutte le genti, e gli sembrava di aver assunto una grande religione perché non rigettava alcuna falsità. Ecco, questo, il fatto di accogliere tutte le religioni, tipico del paganesimo e anche tipico del moderno, della moderna mentalità. Riprendo con San Leone: ma quanto più era strettamente legata dal demonio, tanto più Roma è stata meravigliosamente liberata da Cristo. Quasi riprendendo il suo predecessore, Papa Pio IX, qui arriviamo al tema, Papa Pio IX scrisse: «Nessuna persona saggia ignora che grazie alla santissima religione di Cristo l'Italia non solo è stata sottratta a tante fitte tenebre di errori in cui era avvolta, ma sa anche che pur tra le rovine di quell'antico impero e le scorrerie dei barbari che infierivano in tutta Europa, essa si elevò a tale gloria e grandezza su tutte le altre nazioni del mondo, grazie alla santa cattedra di Pietro, per singolare beneficio di Dio collocata nel suo territorio, sì che poté dominare con la divina religione più estesamente, più stabilmente che con la signoria terrena di un tempo». È l'enciclica Nostis et Nobiscum, 1849. Pio IX scriveva da Gaeta, dove era esule, in quanto Roma era stata occupata dal triunvirato guidato da Mazzini, la famosa Repubblica Romana. Contro questa Italia, un'Italia da un lato a vocazione universale, romana e cattolica, e dall'altro a vocazione comunale, l'Italia dai mille campanili, comuni, signorie, le quali hanno contribuito allo splendore dell'arte, per cui la più piccola cittadina di provincia è una meraviglia, una corte straordinaria che ci invidia il mondo intero, che se è andata in Francia c'è Parigi e poi c'è niente praticamente,
e così in tanti altri paesi. In Italia, parlavamo prima con un signore, diceva vado a Sabbioneta, cosa ci sarà a Sabbioneta? E c'è che c'era una corte dei Gonzaga e ogni corte aveva la sua meraviglia, e aveva il suo vescovo, aveva il suo signore, aveva la sua cultura e la sua arte. L'Italia è questa, in un'armonia di piccole cittadine, di comuni, ognuna fiera magari della propria indipendenza, della sua storia, della sua lingua, della sua tradizione, e nello stesso tempo unita fortissimamente dalla medesima religione, che più che negli altri paesi, perché la religione cattolica è cattolica, quindi ovunque, in Corea come nelle Filippine per dire, al polo nord come al polo sud, ma il paese che a causa della presenza della sede della cattedra di Roma più profondamente, da più tempo, dagli apostoli Pietro e Paolo che hanno visto Cristo con i loro occhi, è stata impregnata di spirito cattolico, senza dubbio questo paese è l'Italia. E quindi l'unità d'Italia, come dice questo Luzzatto, il cognome dice tutto, ecco, quindi questo, come dice lo storico Luzzatto, l'unità d'Italia si è compiuta in realtà prima di Cavour. Naturalmente io dico già con Pietro e Paolo, con tutto il cristianesimo, ma poi è stata ribadita vincendo il protestantesimo che voleva distruggerla con la famosa controriforma. A Rimini, mesi fa, parlando più o meno di questo medesimo tema, ho citato un'enciclica di San Pio X, Edite Sepe Dei, su San Carlo Borromeo del 1910, l'esaltazione di quello che San Carlo fece proprio in quel periodo, e mostrando nello stesso tempo che gli errori del protestantesimo sono i padri degli errori moderni ai tempi di San Pio X, il modernismo che ancora e sempre più ci affligge. Noi dobbiamo quindi a quegli eroi del Cinquecento, a quei santi del Cinquecento, santi della carità, che si sono occupati degli orfani, che si sono occupati di chi era abbandonato, dei carcerati, dei malati, ma perché brillava in loro l'ortodossia della fede, l'amore di Dio. Dobbiamo a loro, se l'Italia è quello che è, e loro la detestano giustamente per quello. L'Inquisizione, naturalmente dire che l'unità d'Italia, quella cattiva, è stata fatta dall'Inquisizione nella penna di Luzzatto è polemica, ma per me invece è una grande verità. Voi sapete che di fronte all'eresia di Lutero, nella Chiesa si formarono due correnti tra i porporati stessi. Una corrente che voleva anticipare, se possiamo dire, le iniziative ecumeniche di oggi. Una riforma dei costumi, certo, ma trovando una conciliazione con il protestantesimo. Un'altra invece intransigente, che aveva a suo capo il cardinal Gian Pietro Carafa, che diventerà papa col nome di Paolo IV. Egli fu il fondatore, con San Gaetano da Tiene, il santo della provvidenza, dei Teatini, chiamati così perché lui era vescovo di Teati, di Chieti. Ebbene, il suo programma era riforma religiosa nella santità, nella disciplina, tutta quella santità che abbiamo avuto con la Controriforma, e estirpazione dell'eresia con l'Inquisizione. Ortodossia della fede e santità di costumi, ecco la ricetta per rispondere al protestantesimo. A lui dobbiamo, e al suo figlio potremmo dire, spiritualmente parlando, è ovvio, il Papa San Pio V, quello che è stata la grande stagione della Controriforma, che non lo dico io, lo dicono loro, si è voluta chiudere col Concilio Vaticano II. Quindi 400 anni gloriosi di disciplina e di santità che hanno fatto l'Italia. Questa è la medicina e questo lo sarà sempre.
Con questa medicina, santità di costume e di disciplina, la morale, intransigenza di fede che vuol dare all'Italia e al mondo il più grande beneficio, che è l'unità religiosa di un paese, l'unità religiosa di un paese. Ebbene, con queste due medicine si guarì il più possibile il tentativo di eversione dell'Italia cattolica fondata da Pietro e Paolo, che già si iniziò, già nel Medioevo vi c'erano dei guai, pensiamo a Federico II, ne parlerò nell'articolo che uscirà prima della fine del mondo, il calendario Maya, sui famosi tre anelli, ma poi si manifestò con il Rinascimento. Vedete, Rinascimento, Risorgimento, queste etichette culturali che ci vengono date a scuola, non so se vengono ancora date, forse adesso a scuola non insegno più niente, che venivano date a scuola ai miei tempi. Rinascimento, nuova nascita del paganesimo antico, perché l'era cristiana era considerata come tenebre, non esisteva, una condanna totale, potremmo dire così, del passato. Ed ecco la lezione di Machiavelli, che è uno dei padri di questo pensiero laicista, anche se era migliore naturalmente dei suoi epigoni, per cui la debolezza del carattere, la mancanza della virtù, eccetera, viene tutta dal cristianesimo, viene tutta dal cattolicesimo, viene tutta dai preti, e i mali d'Italia vengono dal papato. Questa lezione machiavellica è quella poi che è ripresa dai suoi pedanti successori fino a Indro Montanelli, che divulgava queste cose nella sua Storia d'Italia, come sapete discendente del più famoso Giuseppe, di cui avremo occasione di parlare se avrò tempo, e poi dei Luzzatto e degli epigoni di oggi, laicisti, azionisti, liberali, più o meno di sinistra. Ora, lo stesso concetto, risorgimento, l'Italia risorge. Risorge chi? Colui che era morto. Quindi l'Italia era morta. Allora, l'Italia prima del 1848, o l'Italia prima del 1861, o l'Italia prima del 1948, la sacra, intangibile Costituzione italiana, lodata nel messaggio di Benedetto XVI al Presidente, in occasione del 17 marzo 1861. Ecco, l'Italia prima di queste date fatidiche era morta, quell'Italia che non solo dominava nella santità, quasi, tra i santi, i fondatori di ordini religiosi sono italiani, o hanno terminato la loro vita e passato la gran parte della loro opera in Italia. Era morta l'Italia che si estendeva oltre le Alpi, da Neuchâtel, dal paese di Vaud, dalla Savoia, da Nizza, fino a Malta, che era considerata italiana, e anche Monaco era considerata italiana. Era forse morta l'Italia che con Venezia dominava i mari, che aveva la Dalmazia e Zara e le isole greche? Aveva un'estensione territoriale quell'Italia, che aveva la Corsica, Ligure, eccetera, molto più grande dell'Italietta venuta dopo. E come mai i nostri patrioti che dicevano Italia, Italia, una di lingua e di religione, quella religione di cui si facevano beffe, non si preoccuparono di riprendere il Ticino, la Corsica e soprattutto una certa Malta dove ci stavano i cari inglesi? E degli inglesi bisognerà parlare. Dovremo parlare appunto in questa prima lezione che il cosiddetto risorgimento, tranne che nelle buone intenzioni, nella poetica retorica, sono numerosi i poetastri ottocenteschi, tra l'altro uno era anche mio parente, che cantavano l'Italia, per così dire,
poetastri, sì, ma è che si gonfiavano di questa idea nazionale, ma che in realtà si avvedevano o no, che stavano realizzando qualche cosa contro l'Italia. In effetti la cosiddetta unità politica d'Italia, che ha diviso gli italiani nella fede nel momento in cui li ha uniti nelle imposte, nelle tasse, ecco, questa Italia che era unita in una medesima fede, mentalità, civiltà e poi invece è stata unita solo in maniera amministrativa, è stata fatta dalle potenze straniere. E come sapete le potenze straniere non fanno niente per niente, non sono delle suore di San Vincenzo. È stata fatta dai francesi, dalle armi francesi di un antico carbonaro dal nome Roboante, Napoleone. È stata fatta anche in maniera molto più subdola, com'è nella loro mentalità, dall'Inghilterra. Ed è stata fatta in maniera ancora più nascosta dalla setta massonica. Allora che con l'Inghilterra ha qualche vaga parentela. E seppur ancora piccola piccola, perché come potenza non era granché e poi avevano i loro problemi perché c'è stata anche una certa guerra civile dalle parti loro, incominciava a svolgere il suo ruolo nefasto una potenza che attualmente ancora ci occupa, gli Stati Uniti. Due scopi che poi si confondono abbastanza avevano costoro: distruggere, oltre che gli scopi economici, perché anche loro non erano dei frati neanche protestanti, ovvio che volevano anche vantaggi economici, ma oltre a questo volevano distruggere l'Italia cattolica per sostituirvi il protestantesimo e la massoneria, intesa come religione civile, o potremmo dire così, esoterica d'Italia, che ha avuto il suo altare, quello della patria, a Roma. I papi l'hanno denunciato, lo vedremo nella seconda lezione, ma fin dall'inizio Pio IX si avvide di questa intenzione di instaurare il protestantesimo. Lo fa nella medesima enciclica di cui vi ho parlato prima, che data del 1849, con la quale Pio IX condanna il comunismo ed il socialismo, tra l'altro profeticamente potremmo dire, perché a quei tempi non era considerato certamente una grande potenza il comunismo ed il socialismo. Ebbene, Pio IX dice: l'intento del risorgimento, lo dice già dal 1849, è distogliere gli animi degli italiani dalla fede cattolica per introdurre, stabilire e diffondere al posto di quella le opinioni e le congreghe dei protestanti, col pretesto del mito della Roma pagana. Stessa cosa, ma qui sulla massoneria, denuncerà Leone XIII. Nell'enciclica contro la massoneria inimica visse, nella lettera ai vescovi d'Italia, custodi di quella. Si può essere italiani di nome e di affetto, scrive il Papa, e non risentirsi delle offese che ci fanno tutto dia quelle divine credenze che sono la più bella delle nostre glorie, che dettero all'Italia il primato sulle altre nazioni e da Roma lo scettro spirituale del mondo, che sulle rovine del paganesimo e delle barbarie fecero sorgere il mirabile edificio della civiltà cristiana. Ebbene, denunciando tutta l'opera della massoneria dopo la vittoria del Risorgimento, dice: si vogliono sostituire al cristianesimo il naturalismo. Lasciate dunque che, concludeva il Papa, rivolgendo a voi, italiani, la nostra parola, vi additiamo la massoneria come nemica d'un Qualcuno ha contestato, anche degli storici eminenti come Luce eccetera, il legame tra la massoneria e il nostro risorgimento.
Però è una cosa invece incontestabile, anche se bisogna dire che il dominio massonico fu veramente totale e manifesto nella fase che seguì la presa di Porta Pia, la breccia di Porta Pia, la presa di Roma, quindi soprattutto nel periodo degli ultimi vent'anni del XIX secolo e potremmo dire i primi 10-20 anni del XX secolo. Questo fu veramente questi 40 anni dal 1880 al 1920, potremmo dire così, il dominio senza limiti della massoneria in Italia. Poi adesso siamo tornati, siamo peggio di allora. Ma se noi pensiamo ai nostri eroi, cioè ai cosiddetti padri della patria, se ne abbiamo una lista, basta prendere un dizionario, un qualunque dizionario sulla massoneria, vi farò una lista, ve li leggo, ma molti magari non li conoscete, ma meritano di essere studiati. Una brevissima lista, corro perché il tempo manca e bisogna occuparsi del protestantesimo. Allora, padri del Risorgimento, massoni, Massimo D'Azeglio, elogiato nella lettera di Benedetto XVI al Presidente, capo di governo genero di Manzoni, Garibaldi, gran maestro massone lui, figli, nipoti, tutta la dinastia fino a una Garibaldi Anita, pure lei dei nostri giorni, che fa parte di una delle logge cosiddette minori. Con Garibaldi, i Garibaldini, citiamo tra gli altri Giuseppe Cesare Abba, Nino Bixio, Enrico Guastalla, cognome come l'altro amico qui, Luzzatto, Nicola Fabrizi di Modena, Giuseppe Guerzoni, Giacomo Medici, poi il famoso Medici del Vascello, Giuseppe Missori, Antonio Mordini, che fu anche ministro e prodittatore in Sicilia, Pitaluga, Nicotera, Francesco Nullo, Vincenzo Orsini, Gaetano Pini, i fratelli Sgarallino, c'è sul Foglio quest'anno, c'è stato un bellissimo articolo su questi fratelli Sgarallino, che a Livorno sono una celebrità. Ebbene, questi Garibaldini al 100%, sono stati coi 1000 eccetera, erano massoni, erano capi di una loggia massonica di Livorno, ma erano soprattutto dei grandi mafiosi. La criminalità livornese era diretta da loro, che passavano il loro tempo a riscuotere il pizzo e a tagliacciare i commercianti, a tagliare la gola di chi non gli garbava, però hanno la loro via, le loro piazze, eccetera, i fratelli Sgarallino, amicissimi Garibaldi. Furono processati per duplice assassinio uno di loro, ma scarcerati e assolti, come loro dissero prima, anche su intervento di Don Peppino. Passiamo ai moderati. Cavour, figlio di un massone, probabilmente massone pure lui, ma il suo segretario Costantino Nigra fu gran maestro della massoneria. Il segretario del Cavour dopo Nigra fu l'ebreo Isacco Artom, ministro Cibrario, massone, Coppino, l'inventore della scuola laica, massone, Filippo Cordova, siciliano, cavuriano, gran maestro della massoneria. La farina che Cavour mandò in Sicilia per prendere in mano l'impresa garibaldina, massone, Terenzio Mamiani, ministro, massone, Rudinì, capo del governo, massone, il Mazzini, Carbonaro fu di certo, non si sa se massone, pare di sì, forse era peggio, ma tutti i mazziniani, ma proprio tutti, tutti ultramassoni, a cominciare dal suo figlioccio, se non figlio, Ernesto Nathan. Mazzini morì a casa della signora Nathan a Pisa, che fu sindaco di Roma, massone e gran maestro della massoneria. Il gran maestro Lemmi, mazziniano, Ettore Ferrari, gran maestro, Frappolli, gran maestro, Giuseppe Mazzoni, gran maestro, Felice Govean, fondatore della Gazzetta del Popolo, che fece funzione di gran maestro, il celebre Crispi, capo del governo, che naturalmente era in Sicilia, anche lui con Garibaldi, massone, Aurelio Saffi, il triunviro, massone esule in Inghilterra, Ettore Socci di Pisa, chissà se sono parenti, credo di sì, direttore di un giornale che si chiamava Satana, i Toscanacci, Francesco Domenico Guerrazzi, mazziniano, massone, Giuseppe Montanelli, altro nome celebre, massone.
Farini, quello dell'assedio di Ancona, massone, De Pretis, pure lui, malgrado il suo cognome. Zanardelli, statista, capo del governo, massone. I cremazionisti, cioè quelli che ci vogliono bruciare dopo morti. Tommaso Villa, Ariodante Fabretti e tanti altri, tutti massoni, mazziniani, eccetera. Bettino, non Craxi, Bettino Ricasoli, successore di Cavour, che troveremo nella storia del protestantesimo italiano. Maroncelli, Pisacane, il conte Pepo, il conte Zambeccari, il generale Zucchi di Reggio, eccetera, eccetera. I preti massoni, Ugo Bassi, Giovanni Pantaleo, Gavazzi, di cui si parlerà per il protestantesimo, Carducci, questi sono i letterati, Carducci de Amicis de Santis, persino i politici di sinistra che sono un po' eredi del Risorgimento, Andrea Costa, socialista, Enrico Malatesta, anarchico, e poi un celebre massone, sia inglese che italiano, quelli sono tutto, Mosè Montefiore. Inglese, finanziere, ricchissimo, fondatore delle prime associazioni ebraiche, fatto lord dalla regina inglese, che dichiarò la condanna a morte degli stati della Chiesa dopo il famoso caso Mortara, quando Pio IX fece educare cristianamente il fanciullo ebreo battezzato a Bologna, che poi divenne sacerdote. I bersaglieri di Portapia avevano come missione anche di liberarlo dalla prigionia del Papa, ma il poveretto voleva fare solo il prete, prete visse e prete morì, chiamando Pio IX suo padre. Questo Montefiore ebbe un ruolo importantissimo che meriterebbe di essere studiato. Chi ci racconterà allora che la massoneria non ha svolto alcun ruolo nel nostro risorgimento? È una barzelletta. D'altronde, ovunque sbarcassero gli ambasciatori inglesi, la prima cosa che facevano era fondare una loggia. Poi arrivò Napoleone e fondò le sue logge francesi. Le une e le altre, qualche volta in concorrenza, furono animatrici delle altre sette carbonare, eccetera, eccetera, che subito diedero il via a tutti i tentativi che poi col 48 incominciarono, o piuttosto col 59, a mietere successi e trionfi. In effetti, aprendo una parentesi, parlando di Napoleone, eccetera, è ovvio, ci sono stati dei fattori che hanno indebolito, nessuna rivoluzione nasce dal nulla. E certamente di questa Italia cattolica di cui vi parlavo, con questa sua vocazione universale e comunale, in questa struttura quindi medievale universalistica, ebbene questa Italia incominciava a aver problemi, e questi problemi venivano da fuori, venivano da dentro, incominciava a esserci una certa crisi. Prima di tutto la questione nazionale trovò un pretesto anche nell'estinzione di tante dinastie italiane. Trovò alimento anche quando Napoleone occasionò la fine del Sacro Romano Impero, che aveva ancora il suo prestigio, la sua aura, trasformato in Impero d'Austria. Ecco che il dominio austriaco in Italia era visto non più come l'idea imperiale di un tempo, ma come una nazione straniera. Ha avuto il suo piccolo ruolo anche questo fatto. Ci fu la nascita del nazionalismo. Il nazionalismo nasce con la rivoluzione francese e quindi portato dall'estero, il militarismo, il cesarismo, il nazionalismo, il tricolore, arrivarono tutti con Napoleone. Il tricolore nostro è una brutta copia di quello francese, come tutti sanno. C'era una decadenza della cultura cattolica, il tomismo non si insegnava quasi più, lo dobbiamo a Leone XIII, la rinascita della cultura cattolica, e che quindi molte dottrine sbagliate potevano essere già insegnate nei seminari, filosofie meno sicure, minati dal giansenismo anche. L'isolamento politico della Santa Sede a causa del machiavellismo di tutti gli stati, la politica illuminista di già
delle dinastie pre-unitarie, le leggi che il Risorgimento farà, soppressione dei religiosi, dei conventi, leggi contro la Chiesa, giurisdizionalismo, ma l'aveva già stato fatto sul finire del Settecento ovunque nei nostri stati, a Napoli, a Modena, a Milano, a Torino, un po' meno Torino, eccetera, ma ovunque. Quindi c'è una continuità tra il prima e il dopo la Rivoluzione francese e il Risorgimento che dovrebbe chiamarsi Rivoluzione italiana. Ci fu la Rivoluzione francese esportata da noi, l'Italia cattolica reagì ovunque, da Torino a Napoli, allo stesso modo. Sono le famose insorgenze del popolo contro lo straniero anticattolico, francese, giacobino anzi bisogna dire, più che francese, perché anche loro erano antifrancesi, pur essendo nati in Francia. Ma troppo abbiamo messo l'occhio sui guai che Napoleone e il giacobinismo ci portò, dimenticandoci dei guai che ci portarono gli inglesi, i quali, col pretesto di combattere Napoleone, dove arrivavano non se ne andavano più. E per esempio nei fatti siciliani, nell'infettare il Regno del Sud, ebbe una grande funzione la piccola isola di Malta, cattolicissima, sì, ma che prima delle guerre napoleoniche apparteneva ai cavalieri di Malta, non ancora massonizzati come ora, e che invece dopo, liberata dagli inglesi, fu così libera che non se ne andarono più. E da lì essi cercavano di dominare, anzi dominavano il Mediterraneo e mandavano l'infezione del protestantesimo nella vicina Sicilia della massoneria, e tutti gli esuli sovversivi, massoni di cui prima, scappavano dalla Sicilia dove? A Malta e poi da lì a Londra. Londra era il ricettacolo di tutti questi signori. Chi c'è stato a Londra? Per esempio quasi tutto il periodo della sua vita, un certo Mazzini, se non ce lo dimentichiamo, è stato quasi sempre a Londra, ne riparleremo, ma non era mica l'unico. Quando vediamo adesso, per esempio, quando un certo stato, una certa potenza vuole distruggere un'altra, allora gli paga dei sovversivi che mettono delle rivoluzioni, ospita gli esuli, gli oppositori nel proprio paese, e così si fa. E quelli che volevano distruggere l'Italia, il Papa, il re di Napoli, eccetera, dove stavano? A Londra, stavano lì. E quello ci fa capire da dove veniva, non certo dall'Italia, ma contro l'Italia, da chi e perché e perché. Allora dobbiamo parlare dell'influenza del protestantesimo. Non potrò dire tutto, vi dirò qualche cosa. Prima di tutto, come abbiamo visto prima, i nostri padri della patria. Vi consiglio a questo proposito due libri tra i tanti che potete leggere. Vi troverete molte cose. Uno, Giorgio Spini, egli stesso è un protestante valdese, era, Risorgimento e protestanti, edito da Saggiatore. Un altro libro, Evangelo e Berretto Frigio, è la storia di una poco conosciuta chiesa protestante italiana, la Chiesa Libera Evangelica Italiana. Molti eroi del Risorgimento si affiliarono a questa chiesa come religiosi e alle logge massoniche come laici, avevano la doppia veste, erano tutte e due, quindi in chiesa facevano i pastori protestanti, molti erano ex preti, e poi in loggia avevano il cappuccio, quindi erano ex preti, cappuccio e pastori protestanti. E poi un altro libro invece più diplomatico, qui non parla tanto del ruolo religioso dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, ma ci parla piuttosto del ruolo diplomatico dell'Inghilterra nel realizzare i fatti del 1861, di un certo Pietro Pastorelli,
17 marzo 1861, l'Inghilterra e l'Unità d'Italia, edizioni Rubettino, questo è recente, quello di Spini invece non so se si trova ancora in commercio. Adesso una parola sui nostri eroi. Cavour era cattolico, morì con i sacramenti dati illicitamente e il sacerdote che glieli diede fu sospeso a divinis da Pio IX stesso. Il padre di Cavour era massone, lui si chiamava Camillo. Perché? Camillo, perché si chiamava Camillo? Dai borghese, ma in onore dei borghesi papà? No, perché erano sposati con i napoleonidi. E quindi in realtà erano quelle famiglie nobili che stavano col padrone, ovvero sia con i francesi, e fino alla piaggeria di chiamare così poi i loro figli in onore dei padri. La madre di Cavour era una protestante ginevrina, du Salon. Erano dei banchieri, anche se lontanamente imparentato con San Francesco di Sales, ahimè, i parenti più vicini erano tutti protestanti. E Cavour si disse sempre ginevrino, cioè di Ginevra. La religione sua era il socinianesimo, che era molto diffuso tra i protestanti del tempo. Il socinianesimo che cos'è? È l'ala sinistra e quindi la logica evoluzione del protestantesimo. Un protestantesimo razionalista che giungeva a negare la Trinità. È l'antenato del protestantesimo liberale, cioè razionalista, e del modernismo nostrano, del modernismo cattolico, ed è anche il padre diretto della massoneria, il socinianesimo. Quindi Cavour, vediamo benissimo da parte di madre, della famiglia, dell'ambiente, la sua simpatia per il protestantesimo. Vi citerò l'ideale politico di Cavour, prima di tutto era l'Inghilterra. L'ideale politico di Cavour, questo lo sanno tutti, era evidentemente l'Inghilterra. E quanto all'ideale religioso, ecco, qual era l'ideale religioso di Cavour? Era la laicità positiva, cioè a quei tempi Stati Uniti una giovanissima nazione, ma in realtà per lui già nel 1848, cioè egli scrisse: amico quant'altri mai della libertà religiosa più estesa, io desidero ardentemente di veder giungere il tempo in cui sarà possibile praticarla da noi, quale essa esiste in America, Stati Uniti, mercé l'assoluta separazione dalla Chiesa dallo Stato. Separazione che io reputo essere una conseguenza inevitabile del progresso della civiltà e condizione indispensabile del buon andamento delle società rette dal principio di libertà. Quindi, se politicamente il riferimento era l'Inghilterra, nei rapporti tra Stato e Chiesa il riferimento era la separazione assoluta tra Stato e Chiesa vigente negli Stati Uniti, con la più assoluta libertà di religione. E non dimentichiamoci che la rivoluzione francese è solo la terza, la nostra italiana è la quarta, in ordine di tempo, perché la prima è quella dell'Inghilterra, la seconda è quella degli Stati Uniti, la terza è la francese, la quarta è la nostra, tutte quante discendenti della primissima, quella di Lutero, il protestantesimo. Molte volte si parla della francese e si dimentica l'americana e l'inglese, e l'americana ebbe nei padri fondatori, i famosi padri pellegrini puritani, protestanti, che volevano l'assoluta libertà di religione, e per questo lasciavano il loro paese, l'Inghilterra, dove c'era una chiesa di Stato, e poi nel Settecento i massoni, Franklin, Washington e tutti gli altri fondatori della massoneria americana e del paese degli Stati Uniti. Continuiamo i nostri amici. Una curiosità:
il famoso rivoluzionario francese Marat. Marat era figlio di un Jean-Paul Marat era figlio di un ex frate che si chiamava Marra, in realtà era un sardo questo ex frate, un prete che si fece protestante, e il fratello del rivoluzionario Marat era pastore protestante a Ginevra. Vedete come il protestantesimo si infila nella storia culturale e familiare di queste persone. Abbiamo poi altri personaggi del Risorgimento meno conosciuti, ma che meritano di essere conosciuti. Dovrò passare in fretta. Parlerò più tardi, quindi rinvio a più tardi, un personaggio, mi ricordo che ne parlai a Rimini nel marzo 2011, poco dopo, subito dopo, ci fu la lettera di Benedetto XVI al Presidente della Repubblica con l'elogio di Raffaello Lambruschini. Di questo sacerdote cattolico, ma che merita un ritratto, ne parlerò alla terza lezione. In realtà è uno dei padri del protestantesimo italiano. Ma parliamo di altri. Per esempio, un certo Teodorico Pietrocola, o Pietrocola piuttosto, Rossetti, abruzzese. Ebbene, costui era nipote di un poeta e pittore pre-raffaelita italo-inglese, Dante Gabriel Rossetti, il pre-raffaelitismo. Ebbene, costoro chi erano? Tutti costoro, questo Pietrocola Rossetti è un mazziniano rivoluzionario che si converte al protestantesimo evangelico ad opera del conte toscano Guicciardini, amicissimo di Lambruschini, di cui parlerò, e che fonderà in Italia la Chiesa dei Fratelli o Chiesa Cristiana Libera. Questo Pietrocola Rossetti, come vediamo, patriota risorgimentale, diventato protestante, eccetera, poté rientrare dal suo esilio a Londra nel 1857 grazie a un passaporto che gli diede il conte di Cavour. E cosa c'era scritto sul passaporto? Rientri in Italia per andare ad Alessandria a predicare l'Evangelo, cioè a predicare il protestantesimo in Piemonte. Ecco quello che Cavour faceva: dava i passaporti agli esuli mazziniani, che normalmente dovevano essere nemici suoi e del suo re, per andare in Piemonte dai contadini piemontesi. Ci sono dei paesini del Piemonte in cui ci sono chiese protestanti, ma cosa ci fanno? Sono dei testimoni di Geova? No. Vengono dal Risorgimento. Beh, non posso parlarvi perché non ho più tempo di oltremodo di questa persona. Tutta la famiglia Rossetti merita di essere studiata, protestanti tutti loro, convertiti al protestantesimo. Il pre-raffaelitismo è quello che ha diffuso la storia dell'esoterismo di Dante. Quindi il personaggio di Dante esoterico, campione dei destini d'Italia contro la Chiesa, viene da questa famiglia di protestanti massoni risorgimentali esoteristi. Pensiamo ad altri famosi protestanti risorgimentali. Il garibaldino, ex garibaldino, sa che si è garibaldini anche quando si era molto giovane, Saverio Fara, chi è? Un protestante che poi fonda la massoneria di Piazza del Gesù. Il mazziniano Bonaventura Mazzarella, anche lui si fa protestante allo stesso modo, confluisce nella Chiesa Cristiana Libera, eccetera. Ma c'è di più: l'influenza del governo, perché questi qui erano, diciamo, dei personaggi importanti, ma l'influenza del governo inglese in tutte queste questioni. Allora, Lord Palmerston merita una citazione. Nel libro di Spini, che cosa vediamo? In Inghilterra, Mazzini, Garibaldi e i patrioti italiani in genere che combattono contro il Papa non fanno altro che attuare agli occhi dei protestanti inglesi, americani e talvolta anche svizzeri il disegno provvidenziale della distruzione di Babilonia e Roma, cioè Roma sarebbe Babilonia. Sono dunque lo strumento eletto da Dio per il compimento delle scritture.
Ieri la questione italiana era solamente una faccenda politica, interessante qualche circolo di White o qualche umanitario dello stampo di Allen e compagni. Adesso diventa una questione di fede religiosa, una battaglia in cui si vedono tensionare gli angeli del Signore, cioè i protestanti, e le schiere di Satana, cioè il Papa. Se non si tiene presente questa atmosfera religiosa, non si arriva a capire il perché del travolgente entusiasmo inglese o americano per la causa italiana negli anni cruciali del Risorgimento. Gavazzi, spretato, che fu con Mazzini, Saffi e Armellini durante la Repubblica Romana, che piace tanto al sindaco di Roma attuale, fu poi cappellano di Garibaldi appunto nel 49, lo fu di nuovo con l'impresa dei Mille, lo fu di nuovo nel 1866, ma Gavazzi tutte le volte che doveva scappare, perché lo cercavano, si rifugiava nel consolato americano a Roma, si rifugiò nel consolato americano a Roma e da lì esudava dove? In Inghilterra. E in Inghilterra lui e tutti gli altri protestanti stava lì, ma nello stesso tempo poi va negli USA nel 1853 a diffondere il protestantesimo e le logge, e poi ritorna in Inghilterra 1853-1859 e poi ritorna con Garibaldi, il protestante ed il massone ex frate, a fare il cappellano dei garibaldini. Ma faceva finta di essere prete oppure no? Chi lo sa? E lo stesso Gavazzi nel 1870 sarà a Mentana, assieme alla fondatrice della teosofia e a Garibaldi, a sparare contro il Papa, e infine finirà a Roma, a Napoli. Don Peppino gli darà due chiese cattoliche a questo protestante spretato, e i metodisti sono tutti massoni di Roma, ecco, si gloriano appunto di questo Gavazzi. Il Centro Federici ne ha abbondantemente parlato. Sempre in Spini, la evangelizzazione di questo Pietro Cola, pagine 317-318, il successo della visita di Cavour e di Vittorio Emanuele a Londra fu dovuto anche qui all'influenza dei protestanti, cioè nel vedere in loro i vindici, coloro che avrebbero combattuto il cattolicesimo. Così, per esempio, quell'entusiasmo, anzi sarà persino eccessivo e pertanto imbarazzante, Anche Kossuth, che era il patriota dell'Ungheria, era un protestante pure lui. Allora, malgrado tutto questo, allora, tutti si dichiararono favorevoli alla nostra causa, scrive il Cavour al Rattazzi da Londra, già nel maggio 1856. I Tori paiono non meno decisi dei White, lui scrive a Tori. I più animati sono gli zelanti protestanti, capitanati da Lord Shaftesbury. Se si desse retta a questi, l'Inghilterra farebbe una crociata contro l'Austria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi vedete l'importanza di questo ruolo. Nell'altro libro, qui finisco perché l'ora, quello di Pastorelli, tante cose sono dette. Allora, quando Cavour chiede a D'Azeglio, Emanuele D'Azeglio, il riconoscimento del Regno d'Italia a Londra, 17 marzo 1861, ebbene Cavour scrive dicendo: ovviamente ci sarà dato perché l'Italia che nasce si ispira, qua cito a memoria, non ho tempo di leggere, ai principi dell'Inghilterra. Ma poi lo sbarco dei Mille, ormai tutti sanno che il famoso sbarco dei Mille, perché avvenne a Marsala? Perché avvenne a Marsala? Quando si invade uno Stato non si sbarca in un porto, ti bombardano, si sbarca in una spiaggia, dove il Pissacane, anche lui aiutato dagli inglesi, sbarcò ma gli andò male. Perché in un porto e in quel porto? Perché a Marsala, a causa del commercio del vino, era pieno di inglesi e con quella scusa le navi inglesi erano presenti lì, e frapponendosi
tra i cannoni dei Borboni e le navi di Garibaldi permisero lo sbarco ed impedirono il bombardamento. Ora, cosa dice Garibaldi degli inglesi? Ve lo cito nelle sue memorie. La presenza dei due legni da guerra inglesi, dice Don Peppino, non Murro, influì alquanto sulla determinazione dei comandanti dei legni nemici, naturalmente impazienti di fulminarci, e ciò diede tempo ad ultimare lo sbarco nostro. La nobile bandiera di Albione contribuì anche questa volta a risparmiare lo spargimento di sangue umano. Sì, tutto quello che fu sparso dopo, no. Ed io, Beniamino Garibaldi, io, Beniamino di codesti signori degli oceani, gli inglesi, tra pirati ci si intende, fui per la centesima volta il loro protetto. Ecco, mi sembra che queste parole siano eloquenti, eloquenti. E l'autore del libro spiega bene che, malgrado le negazioni ufficiali del fatto che ci fosse un accordo tra gli inglesi e i cosiddetti mille, in realtà spiega bene in questo libro, adesso non ho il tempo di leggervelo, come Garibaldi non voleva andare in Sicilia e chi lo convinse furono gli inglesi. E quando Cavour, che era contrario alla missione dei garibaldini, seppe che c'erano dietro gli inglesi, allora accettò. Sulla stampa, qui finisco, c'è una vita a puntate di Cavour, adesso uscirà in volume di Dell'Arti. Avevo preso molti articoli dove si parlava degli inglesi, vi cito solamente questo articolo, solamente il titolo, 18 luglio 2011, l'importanza delle Bibbie. Cos'è l'importanza delle Bibbie? L'importanza delle Bibbie è quello che vi dicevo prima, cioè l'Inghilterra e soprattutto questo Lord Shaftesbury divenne il capo in testa, quindi per decidere l'intervento degli inglesi a favore delle mene di Cavour e di Garibaldi per protestantizzare l'Italia, una crociata contro il Papa. E questo Lord si era sposato con la figlia di Palmerston, quindi capo del governo liberale inglese, quindi tutto è chiaro, tutto è chiaro. E sempre da questo punto di vista, sempre nel libro sulla diplomazia inglese, quando si trattò di far accettare dagli stati la distruzione del regno di Napoli, delle due Sicilie, che fu aggredito senza una dichiarazione di guerra, per qualche cosa di assolutamente assurdo, no? Gli inglesi fecero un rapporto per giustificare il fatto e dissero: ma è la stessa cosa, Garibaldi ha fatto la stessa cosa che fece Guglielmo di Olanda, di Nassau, quando, con gli ebrei dietro, sbarcò in Inghilterra e detronò il re inglese Giacomo II perché era cattolico. Anche lì ci fu l'invasione di un regno legittimo, ma era per la libertà, era per il protestantesimo. Quindi, come fu legittima la rivoluzione inglese, così è legittima la rivoluzione italiana. Questo è il motivo. Cercarono di protestantizzare l'Italia, cercarono di distruggere l'opera di un San Carlo, di un San Pio V, ci riuscirono in molte delle élite, non tutte, ma non ci riuscirono con il popolo. Il popolo italiano rimase nella grande maggioranza profondamente cattolico. Quelli ostili alla Chiesa e poi diranno diventeranno socialisti, comunisti, radicali, repubblicani, troviamo tutti nella loro genealogia dei risorgimentali, ma la grande maggioranza del popolo cattolico resterà dei popoli italiani resterà profondamente cattolica, ed è quel popolo che bisognerà protestantizzare e massonizzare. Il risorgimento non fu sufficiente, ci tenteranno di nuovo.
prima dello scoppio della rivoluzione, Pio VI condannò appunto quegli errori che serpeggiavano di già e di cui ho avuto occasione di parlare questa mattina, dalle pretese dei principi cosiddetti illuminati, o meglio dire illuministi, con la loro fobia della giurisdizione della Chiesa, agli errori che serpeggiavano tra i battezzati, tra i cattolici, in particolar modo il giansenismo. E ricordiamo a questo proposito, come esempio, il famoso sinodo di Pistoia, diretto da Monsignor Scipione De Ricci, vescovo di Prato di Pistoia, c'è qualcuno di Pistoia qui, quindi gli interessa in particolar modo, immagino, con la bolla Auctorem Fidei, un documento che merita di essere letto a distanza di tanti anni, perché negli errori dei giansenisti vediamo tutti gli errori moderni sui rapporti tra Stato e Chiesa, e questo c'entra moltissimo con la storia del nostro risorgimento, e poi anche in campo liturgico, biblico, eccetera, le idee liturgiche dei giansenisti, come ho già avuto occasione di dire 2 anni fa, sono poi quelle idee che hanno trionfato nel Concilio. Quindi è un insieme, è tutto assieme. E noi sappiamo quanto l'influenza, per esempio, del giansenismo fu profondo su alcuni cattolici che però poi aderirono al Risorgimento, alcuni abbandonando del tutto la fede, come Mazzini, la cui famiglia era appunto giansenista, o Manzoni invece, che restò cattolico, ma come tutti sanno ebbe questa profonda influenza del giansenismo, oltre alla moglie protestante, come sapete, Enrichetta Blondin. Bene. Dopo Pio VI abbiamo il periodo, Pio VII, e poi il periodo della restaurazione. Lì la Chiesa deve soprattutto prendere misure pratiche. Da Leone XIII in poi vediamo un magistero della Chiesa molto dettagliato sulle idee, ci vengono dati i principi, ma in tempi più felici non c'era bisogno di esporre così profondamente tanti principi, ma bisognava invece legiferare bene, cioè prendere delle decisioni pratiche concrete. Allora i papi in quel periodo, il periodo della restaurazione, che però vede di già tutti i vari moti, no? Quello del 1821, poi quelli del 1830-31, siamo già nel periodo risorgimentale, no? Tutti i moti che sono falliti più o meno, ma che hanno avuto di già la loro importanza. In Francia non sono falliti, anzi la rivoluzione trionfò nel 1830. Allora lì i papi cosa fanno? Parliamo per esempio di Leone XII, di Pio VIII, eccetera. Che cosa fanno? Condannano quei nemici che lavoravano per sovvertire lo stato di cose, particolarmente la massoneria, condannata di già ben prima, come ho detto, fin dall'inizio del Settecento, la carboneria, c'è chi fa la distinzione, la massoneria no, ma la carboneria erano dei patrioti, no? La carboneria fu condannata sempre, e vi erano anche lì tutto questo sistema iniziatico di società occulta, segreta, che poi ritroviamo anche nella mafia. D'altronde la distinzione a volte è labile, perché si tratta delle stesse persone. Apro una parentesi, chiedo sempre: qual è la regione d'Italia con una massima presenza massonica? C'è chi dice il Piemonte, c'è chi dice e va vicino al vero, per esempio l'Umbria e la Toscana, e in realtà la regione con la massima presenza massonica è la Sicilia, a causa della presenza della mafia e delle altre società occulte e segrete, che dove in pratica si tratta delle stesse persone con attività solo leggermente differenziate. Bene, quindi condanna della carboneria, condanna della massoneria e condanna delle società bibliche. Condanna delle società bibliche, questo è molto interessante. Quando vi ho letto prima quell'articolo, no? Quell'articolo del quotidiano La Stampa, un quotidiano che nasce come quasi tutti i nostri quotidiani nazionali nel periodo risorgimentale, evidentemente, e dove viene detto appunto l'importanza delle Bibbie. Che cosa c'entrano le Bibbie con il risorgimento? C'entrano, perché le associazioni protestanti avevano come scopo di
far passare, naturalmente in clandestinità, perché era proibito, di far passare quindi la diffusione delle Bibbie, soprattutto delle Bibbie protestanti, quello che adesso in grande è fatto per esempio i Testimoni di Geova, eccetera, ma anche con un biblismo distorto, con una mania biblica distorta anche in ambiente modernista, ebbene era lo scopo delle società bibliche di origine appunto svizzera o inglese, eccetera. E poi la grande condanna in questo primo periodo, il cattolicesimo liberale. Cattolicesimo liberale di cui parlerò nella terza e ultima lezione, perché come vedremo Benedetto XVI esplicitamente, proprio il nome cattolicesimo liberale, presentandolo positivamente. Allora noi dobbiamo sapere, ma che cosa ha detto la Chiesa di questa scuola di pensiero, cattolicesimo liberale? E allora abbiamo i due celeberrimi documenti nel periodo prima di Pio IX di Papa Gregorio XVI. Uno dice, ma qua siamo i vecchi, questi sono i vecchi, ma voi sapete che l'insegnamento della Chiesa non è come negli yogurt in cui c'è la data di scadenza da consumare entro tale mese, perché poi dopo diventa avariato, e no, evidentemente la parola della Chiesa è la parola di Dio, è la parola dello Spirito Santo, cioè la parola di Gesù Cristo, perché tra lo sposo e la sposa non c'è discordia possibile, per cui quello che insegna un Gregorio XVI o un Gregorio IX nel Medioevo ha sempre valore. Quindi due encicliche, queste non sono di ordine pratico, cioè combattiamo i carbonari, combattiamo le società bibliche, vetiamo la massoneria, no, sono di ordine dottrinale. La condanna dell'enciclica Mirari Vos e poi di Singulari Nos hanno come oggetto il pensiero di un sacerdote francese, Félicité de la Menet, che è il padre, abbiamo parlato già almeno in due occasioni in questi convegni di Modena del pensiero democratico cristiano, è un po' il padre del pensiero democratico cristiano, era il redattore del giornale L'Avenir, non quello di adesso naturalmente, però ci sono delle somiglianze. Vabbè. La Menet è condannato, e l'idea di La Menet a quei tempi era l'idea appunto del cattolicesimo liberale, quindi del fatto che la separazione tra lo Stato e la Chiesa era qualcosa di positivo, era qualcosa di profondamente religioso. Perché c'è questo che noi dobbiamo sottolineare, vi è una corrente che vuole l'assoluta separazione tra Stato e Chiesa per motivi antireligiosi, per cui noi siamo contro la religione, per esempio l'associazione degli atei agnostici razionalisti, UAR, ecco. E allora questi qui vedono il fumo ogni volta che sentono parlare di Dio, pensano a Dio più di noi preti, evidentemente, quindi non vogliono sentir parlare di religione in pubblico, perché è come il drappo rosso per il toro. Invece vi è un'altra corrente che voleva la separazione tra lo Stato e la Chiesa sedicentemente per una maggiore spiritualità, per una purezza della religione, e questa idea è insita in una parte del protestantesimo, ne ho già parlato gli anni passati, non nel protestantesimo che accetta il concetto di chiesa di Stato, anzi, il protestantesimo di Lutero, anche se i principi di fondo porteranno lontano da questo, ma quello di Lutero, quello di Enrico VIII, che poi protestante lo era in un certo senso, ma non del tutto, è per l'imposizione di una chiesa di Stato, com'è in Svezia, com'è in Danimarca, com'è eccetera eccetera, no? In Inghilterra è così, ma l'ala sinistra del protestantesimo da Calvino in poi, soprattutto gli evangelici italiani,
e i Socinianti, torniamo sempre lì, meritano di essere studiati, sono i primi difensori della libertà religiosa. Credo che ho già avuto modo di parlarvene. Questo problema scoppia nel loro ambiente, quando Calvino metterà a morte un eretico che nega la Trinità e la divinità di Cristo, Serveto, e lì scoppia il dibattito tra i protestanti. Dice, ma allora noi che siamo per la libertà nell'interpretazione della Bibbia, e poi dopo reprimiamo i dissidenti. Allora Calvino dirà, sì, è giusto, ma invece i più a sinistra, potremmo dire, particolarmente i Sociniani e gli italiani, sono invece per la libertà religiosa. Sono loro che hanno diffuso quest'idea, questo principio della tolleranza e della libertà religiosa, e che sfocerà poi due secoli dopo nella massoneria. Bene, allora, nel cattolicesimo liberale invece, anche lì vi è questa corrente, come vi è questo afflato tra i protestanti per una presunta purezza di religione che non deve mischiarsi con le cose temporali dello Stato, così accade nel pensiero di Lamennais. Lamennais parte da un principio giusto, cioè la religione non deve essere uno strumento dello Stato, lo Stato non deve governare la religione, è vero, quindi insiste sulla libertà della Chiesa, ma nello stesso tempo giunge all'estremo opposto, quindi per il bene della Chiesa vi deve essere l'assoluta totale separazione. Questa conclusione in lui nasce di già da un'altra separazione che viene nella sua filosofia, tra la ragione e la fede, è un'altra separazione, perché lui era di una corrente che viene chiamata tradizionalismo, non quella di oggi, ma il tradizionalismo dell'epoca della Restaurazione, che purtroppo a volte nei nostri ambienti viene stimato, parlo di un De Bonald, De Maistre, eccetera eccetera, vengono stimati come filosofia della Restaurazione, ma in realtà questa filosofia della Restaurazione, che è fideista e quindi accetta i principi del protestantesimo, separazione tra fede e ragione, odio quindi di una filosofia che porta alla fede, odio della scolastica, disprezzo della ragione in reazione al razionalismo illuminista, e la conseguenza è un fideismo che è una delle anime del modernismo futuro. Ecco quindi che Lamennais, che era di questa corrente, nasce nell'ambito del cattolicesimo della Restaurazione, diventa il padre invece del cattolicesimo liberale, a causa di principi mal fondati, non ben fondati. Qui in Italia Ventura, padre Ventura, che fece lo stesso percorso da destra, ma con fondamenti sbagliati, a sinistra. Bene. Poi abbiamo, dopo il periodo di Pio IX, che sarà il periodo appunto del Risorgimento, sapete che il pontificato di Pio IX è stato il più lungo della storia, ha passato i famosi anni di Pietro, più di 25 anni, ha regnato dal 1846 fino al 1878 e conseguentemente Pio IX, in questo lunghissimo regno, ha abbracciato tutto il periodo risorgimentale, almeno quello in cui ci sono i fatti più importanti, dal 48 fino alla presa di Roma nel 1870. Quindi vi parlerò soprattutto di Pio IX, ma c'è un terzo periodo, perché in Pio IX troviamo anche principi dottrinali profondissimi, ma i documenti di Pio IX sono appassionanti per lo storico, perché i numerosissimi documenti che brevemente e velocemente vi citerò, ma è veramente una lista che non finisce più, sono soprattutto un commento, direi una cronaca, per il quale Pio IX commenta mese dopo mese a volte, o anno dopo anno, tutte le aggressioni che il Risorgimento poco a poco compie contro la Chiesa. E quindi veramente leggere le encicliche, le allocuzioni in concistori brevi di Pio IX in sequenza permette allo storico ed al cattolico praticamente di leggere la storia del Risorgimento, cosiddetto Risorgimento, della rivoluzione italiana o anti-italiana, bisognerebbe dire, con gli occhi della Chiesa e con gli occhi del Papa.
In questo volume voi non troverete tutto, perché tutti i documenti sarebbe molto di più, ma certamente trovate i volumi principali, è stato edito dalla libreria editrice Vaticana, tutte le encicliche, i principali documenti pontifici emanati dal 1640, volume quarto raccoglie i documenti di Pio IX, quindi non solo le encicliche. Però in Pio IX, anche se abbiamo appunto dei documenti importantissimi in cui vengono dati proprio i fondamenti del pensiero cattolico, e soprattutto egli commenta avvenimenti e fatti che si succedevano uno dopo l'altro. Quindi abbiamo soprattutto la reazione, direi immediata, del Papa e della Chiesa di fronte a quegli avvenimenti. Infine abbiamo un terzo periodo per inquadrare cattolicamente e con fedeltà ed obbedienza alla Chiesa quel periodo storico, ed è, direi, il periodo in cui in maniera sistematica la Chiesa, soprattutto nella persona del successore di Pio IX, Leone XIII, che anche lui ebbe un regno piuttosto lungo, quindi dal 1878 fino al 1903, quindi un regno veramente lungo anche il suo, con Leone XIII abbiamo un esame sistematico, dottrinale, profondissimo, di tutti i principi, sia i principi cattolici per fondare l'edificio della cristianità, sia un esame approfondito di tutti gli errori del mondo moderno, come chiama lui, del diritto nuovo, che dalla rivoluzione detta francese in poi e anche prima, dal protestantesimo in poi, sono i fondamenti su cui è stato costruito l'edificio della moderna civiltà del mondo d'oggi. Questi documenti non ve li ho letti tutti, ma l'anno scorso, mi sembra, ve li ho commentati di già, per esempio le famose immortali encicliche, per esempio sull'origine del potere civile, Diuturnum, sulla costituzione cristiana degli stati, Immortale Dei, eccetera, eccetera, nonché anche un esame approfondito, per esempio, sulla massoneria, nella famosissima enciclica Humanum Genus, eccetera, tutti questi importantissimi documenti di Leone XIII, Graves de Communi Re, sull'azione cattolica, democrazia cristiana, eccetera. Sono numerosissimi documenti che vi ho citato l'anno scorso. Quindi, in attesa della pubblicazione degli atti, vi rinvio a questi documenti che in maniera approfondita inquadrano, ecco, i principi che il cattolico deve avere per rispondere. Quindi il cosiddetto risorgimento è fatti e idee. Le idee muovono ai fatti, è ovvio. Allora, per la critica delle idee troveremo molto in Pio IX, ma soprattutto in Leone XIII, per un commento cattolico dei fatti, e allora lì abbiamo soprattutto Pio IX. Quindi Pio IX che li vive in prima persona e via via li commenta come la Chiesa vede questi fatti, quindi idee e fatti. Naturalmente Leone XIII ha questo approfondimento, egli si rende conto che tutti i fatti che hanno cercato di distruggere la Chiesa, per così dire, vengono dalle idee. E Leone XIII ha un'importanza nel pensiero cattolico. Perché? Perché lui, la Chiesa lo è di già praticamente, ma lui ha insistito per mettere in rilievo il dottore comune, San Tommaso. E fondando con la famosa enciclica Eterni Patris su San Tommaso il pensiero cattolico, egli dà veramente su ogni tema, sulla famiglia, sul matrimonio, sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sulla dottrina sociale, economica della Chiesa, eccetera, tutti i principi che egli risolve applicandoli al mondo, alla situazione moderna, con i grandi principi della filosofia e della teologia di San Tommaso. Adesso, quindi, dopo queste tre fasi che vi ho descritto, evidentemente vi do un'idea di quello che possiamo trovare nell'insegnamento di Papa Mastai Ferretti, quindi in Pio IX.
Volevo però anche segnalare, ci ritornerò se potrò, se avrò il tempo, se me lo ricordo, anche un documento curioso e pochissimo noto di Leone XIII, che penso, se mi lasceranno, di pubblicare su Sodalizium, il prossimo numero, che si intitola Testamento politico di Leone XIII. Ha fatto un testamento politico, sì. Egli volle, lo scrisse quando era vicina alla sua fine, tra il 1901 e il 1902, e scrisse questo testamento politico col desiderio che fosse letto durante il conclave per eleggere il suo successore, che poi sarà San Pio X. E benché gli storici che hanno parlato di questo testamento abbiano pensato che in realtà non fu letto, poi sono stati trovati i diari del segretario del conclave, il futuro cardinale Merri del Val, e che ci dicono invece che fu letto in conclave il testamento di Leone XIII. E Leone XIII in questo testamento praticamente vuole far capire ai cardinali che devono eleggere il successore qual è stata la chiave che lo ha spinto in tutte le sue decisioni, sia quelle riuscite sia quelle invece fallite, tutte le decisioni che ha dovuto egli prendere in ambito politico, e tutte convergevano su un punto: la necessità di restaurare il potere temporale della Chiesa. Tutta la politica di Leone XIII, anche quella che può sembrare agli antipodi da un fine, da uno scopo di questo genere, mirava nell'ambito social-politico a questo scopo, la restaurazione del potere temporale della Chiesa, non per una avidità di potere, ma perché egli lo riteneva indispensabile, non per la sopravvivenza della Chiesa, che è assicurata dalle parole di Cristo: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa, le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, ma perché la Chiesa potesse veramente, efficacemente esercitare liberamente la missione che Gesù Cristo gli aveva affidato. I nemici della Chiesa la stringevano e la assaltavano da ogni lato, le nazioni cattoliche non esistevano più, esistevano dei cattolici, delle nazioni in cui la popolazione era cattolica, ma le nazioni cattoliche non esistevano più. Pensiamo per esempio a un Messico dove tutta la popolazione era cattolica e tutti i capi di Stato odiavano il cattolicesimo dal mattino alla sera, avrebbero fatto qualunque cosa per distruggerlo. Ecco, così era anche qui in Europa. Allora Leone XIII diceva: accerchiata così come la Chiesa, è indispensabile, moralmente parlando, praticamente parlando, che il Papa possa avere la propria indipendenza, i propri stati, per poter mantenere almeno lì il regno di Cristo e quindi poter preservare la Chiesa dalle influenze, dalle infiltrazioni che il mondo, la società, inevitabilmente avrebbe avuto anche sulla Chiesa e sui suoi figli e sul suo clero. Si dice che i fatti hanno smentito questa idea di Leone XIII. Dice sì, perché anzi, come vedremo nella terza lezione, perso il potere temporale, ecco che la Chiesa è rifiorita ancora di più, e invece la realtà ci dice tutt'altro. Noi vediamo che 100 anni dopo questo centocinquantenario che festeggiamo, 1861, nel 1961 sono passati 100 anni e i padri che si raduneranno in concilio l'anno dopo avranno ormai, non tutti ma la grande maggioranza, sono ormai pervasi delle idee del mondo moderno, che sono le stesse del liberalismo cattolico risorgimentale. 100 anni sono stati sufficienti. 1870, 1970, la rivoluzione è già compiuta,
Se nel 1961 tutto sembrava ancora tenere, ma tutto stava quasi per crollare, nel 1970 la rivoluzione è già trionfante. 100 anni dopo porta via. Allora, non è un caso, non stiamo facendo coincidenze di date, è un tempo in cui un paio di generazioni si sono succedute e lo spirito del mondo, le idee false che pervadono il mondo hanno potuto svilupparsi. E la Chiesa non aveva più, aveva sempre l'assistenza di Dio, ce l'avrà sempre fino alla fine del mondo, ma non aveva più i mezzi e totalmente efficaci per poter dire sono a casa mia e i miei figli li formo come voglio io, perché ormai purtroppo i suoi figli erano sotto dominazione ostile. Ecco, questa è la verità. Quindi l'importanza, sembra che il potere temporale sia, certo non è un dogma di fede, ma fa parte dell'insegnamento della Chiesa, come vedremo. Detto questo, vediamo un po' questa sfilza di documenti di Pio IX, ci sono un mucchio di parolone latine. Allora, di questi documenti questa lunga sfilza, che praticamente tutta la storia del cosiddetto risorgimento, uno dopo l'altro. Incominciamo con un'enciclica, Qui Pluribus, 9 novembre 1846, e Pio IX è stato eletto nel 1846. Egli, tra le altre cose, condanna le sette, vedete, la massoneria, la carboneria, tutte queste sette che lavoravano come termiti. Ecco, allora di già all'inizio del pontificato, questo Pio IX che viene definito in maniera menzognera come un liberale, invece è tutto il contrario, condanna la guerra che i filosofi conducono contro la Chiesa, i famosi filosofi, condanna le società segrete che tentano di corrompere l'ordine civile e religioso e mette in guardia contro la dottrina del comunismo, il manifesto di 2 anni dopo, se non sbaglio, siamo lì, 1247. Poi 14 marzo del 48, siamo nel periodo del 48, è un 48 in tutta Europa, e Pio IX concede anche lui non uno statuto, non una costituzione, ma una certa forma parlamentare, cioè con delle cariche eleggibili, eccetera, negli stati della Chiesa. Più tardi, quando dirà mi accusano di non volermi adattare ai tempi nuovi, dice ma io nel 48 concessi questi adattamenti, adattamenti leciti ai tempi nuovi, ho rinnovato le leggi, le strutture dello Stato della Chiesa, come mi era chiesto da tutti, ho dato spazio ai laici, non nel senso di pannelliani, nel senso di non chierici, nel governo della Chiesa, ho reso tante funzioni eleggibili, eccetera. E che qual è stata la conseguenza? Che il mio primo ministro è stato assassinato a pugnalate dai manziniani, e io sono stato espulso da Roma e ho dovuto andare in esilio. Allora, se i frutti degli statuti sono questi, evidentemente c'è qualcosa che non va. E l'altro dice, io stesso ho concesso tutto questo dopo che altri sovrani l'avevano concesso. Carlo Alberto fu uno degli ultimi a concedere lo statuto, e lo concessero prima gli altri, il re di Napoli e delle Due Sicilie, il Granduca di Toscana, per esempio. Tra l'altro, la Toscana, sempre senza offesa per i simpatici amici toscani qui, ma parlavo prima di autore infidei, i granduchi di Toscana, Lorena, furono tra i più sovversivi possibili nel periodo prima della rivoluzione francese, proprio in combutta con questo vescovo di Prato e Pistoia, Scipione dei Ricci. Ecco, quindi ahimè, purtroppo il male era penetrato in tutte le corti, in tutte le corti. E questo bisogna saperlo, purtroppo, fermo restando appunto la stima per coloro che giustamente hanno lottato per i loro legittimi sovrani, dato poi gli ultimi avevano capito, ma troppo tardi, ma rammentiamoci appunto che il problema era molto diffuso. Nella allocuzione Non Semel, 29 aprile 1848, Pio IX però, di fronte a questa teoria dei neo-guelfi, che erano neo ma non erano veramente guelfi,
volevano la guerra contro l'Austria, e lui dice: io sono il Papa, sono il padre di tutti i cattolici, di tutti i cristiani, non posso quindi entrare in questa idea che è di condurre la guerra contro dei miei figli, è assolutamente inaccettabile. E da lì il mito di un Pio IX che essi sfruttavano. Sapete che Pio IX, quando i suoi giovani dicevano, perché lo sentivano dire dagli altri, viva Pio IX, e Don Bosco diceva: no, non dite viva Pio IX, dite viva il Papa, perché gli anticattolici dicevano di dire viva Pio IX perché Pio IX era diventato falsamente il simbolo della rivoluzione. Invece dire viva il Papa non andava bene. Invece questo falso mito di un Pio IX liberale crolla appunto nel 1848, quando lui si rifiuta di muovere guerra all'Austria, e il risultato è che il famoso triunvirato con Saffi e con Mazzini eccetera prende il potere a Roma, la Repubblica Romana, ecco, e quindi si vedono aquile e fasci, ma gli aquile e fasci che vengono dalla mitologia della rivoluzione in Francia, francese, e poi la mitologia napoleonica, che si ritrova naturalmente nei nostri mazziniani, che volevano fare la terza Roma, dopo la Roma dei Cesari, la Roma dei Papi, ecco la Roma del futuro, la Roma democratica futura, anticattolica. Allora Pio IX è costretto da Gaeta, dove si rifugia, a condannare questi tentativi, e la condanna solenne della Repubblica a Roma il 14 febbraio 1849 e poi il 20 aprile 1849. In seguito un'altra enciclica, fine del 1849, condanna del socialismo, del comunismo e del protestantesimo che cerca di penetrare in Italia. È questa enciclica Noscitis et Nobiscum che vi ho già in parte brevemente citata e che è molto importante, molto importante. E cercherò di ritornarci, di leggervi qualche cosa di questa enciclica, proprio del primo Pio IX. Pio IX torna poi a Roma, le truppe francesi permettono la restaurazione del potere papale. Ma se a Roma le cose vanno bene, così invece non accade in Piemonte. E in Piemonte c'è la svolta, con Carlo Alberto alla fine del regno, non prima, dal 1848 c'è la svolta, e già nel 1850 incominciano le leggi anti-ecclesiastiche a Torino. Addirittura nel 1850 l'arcivescovo di Torino, Monsignor Fransoni, cavaliere dell'Annunziata, quindi cugino per così dire del re, viene imprigionato e in seguito verrà esiliato. Egli aveva infatti rifiutato i sacramenti in extremis a un ministro che in punto di morte voleva morire da cristiano, ma che si rifiutava di ritrattare il voto che gli aveva dato alle leggi che sopprimevano il foro ecclesiastico, la legge uguale per tutti, e viene da ciò, no? Cioè i preti sono sottomessi al governo dello Stato come qualunque persona. Adesso che si dice che il primo dovere di un vescovo è di denunciare un prete che commette dei gravissimi reati alla polizia, è una cosa inconcepibile, ma non è che bisogna dire che il prete delinquente infame deve continuare a fare il delinquente infame, ma bisognava, e questo c'era prima della soppressione del foro, incarcerarlo nelle carceri ecclesiastiche. Quando la Chiesa si è trovata privata dei suoi giudici e delle sue carceri, negando quindi alla Chiesa di essere una società perfetta come lo Stato, la Chiesa diventa una società privata sotto lo Stato. Lo Stato diventa tutto. La Chiesa diventa come un'associazione di bocciofila nello Stato e dipende dal beneplacito dello Stato. Questo vuol dire anche abolizione del foro ecclesiastico. Capite? E quindi la Chiesa non aveva più la possibilità di reprimere, di condannare, di perseguire
il clero che si macchiava di gravi colpe senza dover passare attraverso la vergogna e l'ingiustizia di dare un proprio figlio, anche se deviato, alla giustizia laica. Capite che questo pone la Chiesa in una situazione estremamente difficile. E voi mi direte, ma tutti i giudici sono uguali di fronte alla legge? Ah sì? E come mai, anche se nelle nostre aule di tribunale c'è scritto la legge uguale per tutti, a parte il fatto che è una barzelletta come tutti sanno, come mai ci sono in Italia, ancora oggi e ovunque, i tribunali militari? Cosa vuol dire? Che il militare non è che ha il diritto di ammazzare, di violentare o di fare dei crimini, ma il militare deve essere soggetto ai suoi simili, al tribunale militare. Eppure l'esercito non è una società pari allo Stato, in Sud America magari, ma altrove no. Però l'esercito ha una tale importanza alle sue gerarchie, alle sue leggi, alle sue esigenze, che il militare non può essere giudicato dalla giustizia civile e quindi deve essere perseguito, incarcerato, eccetera, eccetera, dalla giustizia militare. Beh, per il clero è esattamente la stessa cosa. Quindi soppresso il diritto d'asilo, soppresso il foro ecclesiastico, eccetera, eccetera, Monsignor Frassoni protesta, questo ministro Rossi di Santa Rosa, mi sembra, pur essendo personalmente cattolico, rifiuta di ritrattare il suo voto dato alla legge su consiglio del suo confessore, che poi diventa vescovo e che è un esempio di cattolico liberale, ecco, e quindi scoppia lo scandalo. Allora il vescovo viene arrestato. Sapete qual è il delitto di un vescovo? Aver deciso se una persona è degna o no di ricevere l'assoluzione, il viatico e l'estremunzione. Questo non è il compito della Chiesa, certo, ma lo Stato liberale è liberale verso tutti, tranne che verso la verità. Come sapete, l'errore tollera qualunque errore, gli errori sono tanti, la verità è una sola, e quindi c'è libertà per tutti, tranne che per uno. Allora Pio IX condanna con il documento Si Semper Antea, 20 maggio 1850. Ma naturalmente i guai crescono, io salto alcuni perché sennò non si finisce più. Il singolare quidam è una allocuzione sugli ordini dei tempi, 1854, e poi cum sepe, 26 luglio 1855, le leggi del governo subalpino, così dice Pio IX, diventano sempre più anticattoliche. Qui fu il famoso caso che Vittorio Emanuele, il re, non voleva firmare, terrorizzato anche dai sogni di Don Bosco, funerali a corte, se voi firmerete vi saranno dei lutti, morirono la madre, la moglie e il figlio, e nonostante questo Vittorio Emanuele firmò, anche perché fu mal consigliato dai sacerdoti liberali. Naturalmente quando uno non è assolto da un sacerdote serio, va a farci assolvere da un sacerdote poco serio, e così faceva pure il povero re, e che quindi queste leggi del 1855, mentre nel 1848 è stata data libertà di culto ai valdesi, agli ebrei, eccetera, nel 1855 il governo subalpino liberale sopprime praticamente tutti gli ordini religiosi. C'è un numero incredibile di case religiose soppresse. E i religiosi che fanno? Via, fuori. Basta, siete finiti. Seguire i consigli del Vangelo è vietato per il Risorgimento. I principi del Risorgimento sono stati questi qui, che vengono dall'illuminismo. Il frate è inutile, una persona che prega è inutile, non serve alla società, e quindi chiusura dei conventi. Naturalmente non solo chiusura dei conventi, spogliazione dei conventi di tutte le proprietà. C'era bisogno di soldi per fare la guerra, a chi li pigliamo? Ai nostri nemici, evidentemente. Quindi spogliazione di tutte le proprietà. Ora, i liberali sono i difensori strenui della proprietà privata, in questo hanno ragione. Però peccato che la proprietà privata non fosse da difendere quando era la proprietà della Chiesa, cioè la proprietà dei poveri, la proprietà degli afflitti, la proprietà dei bisognosi. Allora lì invece no, la proprietà privata non andava più bene.
e quindi praticamente confisca di tutti i beni della Chiesa. Poi con l'Unità d'Italia che noi festeggiamo quest'anno, queste leggi verranno estese a tutta Italia, cioè a mano che avanzano gli eserciti di Garibaldi o di Cavour o di Vittorio Emanuele, ecco che le leggi contro la Chiesa sono estese agli altri stati. Quindi quando nel 1359-60 qui a Modena eccetera, o in Toscana o a Parma eccetera, o nelle Romagne che è stata la Chiesa, arriva il Risorgimento, ecco che la Chiesa è asservita a quello che a Torino è già stato fatto da 10 anni, viene fatto anche lì. Quando arrivano a Roma verrà fatto a Roma. Nel 1866 in Veneto verrà fatto in Veneto, perché le leggi austriache anticattoliche, che erano bruttissime, che erano state fatte dai tempi di Giuseppe II, eccetera, eccetera, però erano state praticamente tolte, o in buona parte, col concordato che Francesco Giuseppe fece con la Chiesa e che ahimè non durò, e Francesco Giuseppe ebbe un momento buono, 1850 qualcosa, quando fece il concordato che spezzava questa tradizione anticuriale, anti-ecclesiastica dell'impero, già dei tempi Giuseppe II, anche prima, Francesco I, il marito di Maria Teresa, il grande massone che inizierà tutti gli altri principi, no? E poi dopo invece Francesco Giuseppe ritornerà con un primo ministro protestante, ritornerà su cattive linee, tant'è vero che quando nel 1870 Pio IX è assaltato e verrà spogliato di ogni potere, sarà tolta Roma, Francesco Giuseppe non solo non si muove, ma addirittura minaccia scisma perché il Papa ha proclamato il dogma dell'infallibilità, e quindi lui è favorevole, è contrario e quindi vuole uno scisma. Questa è la situazione, quindi attenzione, ahimè. Il problema, noi parliamo di Risorgimento perché siamo qui in Italia, ma in realtà il problema non è italiano solo, ma è internazionale, è universale. Da una parte c'è la Chiesa, dall'altra c'è l'antichiesa. Continuiamo a vedere gli avvenimenti del Risorgimento con i documenti di Pio IX, bisogna leggere, io vi cito solo le prime tre parole. Ecco. Allora, nel 1855, contro queste leggi del governo subalpino, Pio IX fulmina la scomunica. Poi vi sono gli avvenimenti della seconda guerra di indipendenza. Allora abbiamo 4 documenti da segnalare: Cum Santa Mater, 27 aprile 1859, Pio IX scongiura che non scoppi la guerra. Poi Qui Nuper, 18 giugno 1859, contro gli effetti di questa guerra e ribadire il potere temporale della Chiesa. Ad gravissimum, 20 giugno 1859, la Chiesa traspogliata della Romagna, dell'Umbria, e quindi protesta di Pio IX. E poi Massimo Animi, 26 settembre 1859, anche lì di nuovo nuova scomunica contro gli usurpatori, protesta ancora per le Romagne nel 1860, nullis certe, necessità del potere temporale della Chiesa, con Cattolica Ecclesia, 26 marzo 1860, e denuncia i complotti per organizzare delle sommosse, il nostro, Mazzini li sbagliava tutti, invece Cavour era più in gamba, per cui mandava qualcuno prezzolato a fare un po' di agitazione, allora il popolo protesta, quindi bisogna intervenire, è quello che succede ancora adesso, no? Ecco. Quindi c'è qualche brigante che protesta, che sia nell'est, che sia in Arabia, che sia lì o là, e quindi questo brigante che protesta è il segno che bisogna salvare dalle stragi, interveniamo noi. In realtà è stato preparato tutto almeno 1 o 2 anni prima, no? Come fanno adesso, così facevano allora, e lì purtroppo danno della Chiesa. Nel 1860 ecco che già si incomincia a cercare appunto di compiere il tutto, arriviamo al famoso 150enario, 17 marzo 1861. Il 18 marzo 1861 Papa Pio IX si rivolge ai cardinali in concistoro, è il commento del Papa alla proclamazione del Regno d'Italia, Iandudum Cernimus, 18 marzo 1861, se c'ho tempo ve lo leggerò, vi leggerò qualcosa perché è bellissimo. In pratica in questo documento, che poi finirà anche lui riassunto nel sillabo,
l'idea che ritorna in tutto il discorso di Pio IX è: vogliono che noi ci conciliamo col mondo d'oggi, con il progresso, con il liberalismo, noi non possiamo conciliarci e giungere ad accordo qualunque con questa gente e con queste idee. Ecco, questo lo ripete durante tutto il documento. Da gran tempo, dice, vediamo, venerabili fratelli, da quale miserando conflitto si è agitata la società civile. Massimalmente in questi infelici nostri tempi, per la guerra accesa tra la verità e l'errore, tra la virtù e il vizio, la luce e le tenebre. Questo è il discorso il giorno dopo il 17 marzo, quindi c'ha un senso ben preciso. Non nomina mai questo atto, perché lui lo considererà come non avvenuto, non nomina mai, ma tutto il discorso si riferisce a questa proclamazione del Regno d'Italia, no? Allora dice: infatti taluni, dall'una parte, sostengono alcune massime della moderna, come la chiamano, civiltà, e non è una vera civiltà, ed altri, dall'altra, propugnano i diritti della giustizia e della nostra sacrosanta religione. I primi chiedono che il Romano Pontefice si riconcili e si rappacifichi con il progresso, con il liberalismo, come dicono, e con l'odierno incivilimento. I secondi giustamente domandano che siano mantenuti inviolati ed integri gli immobili ed incrollabili principi dell'eterna giustizia e sia serbata illesa la virtù salutifera della nostra divina religione. Poi fa capire uno dei punti principali: ma questa nuova civiltà, qual è la sua idea? Una delle idee di fondo è che non c'è un'unica vera religione. Allora dice: per fermo, una sola è in tutta la terra la vera e santa religione fondata e istituita dallo stesso Cristo nostro Signore. Ecco, quindi questo principio dell'unicità della vera religione, che tutte le altre sono false, è fondamentale per Pio IX ed è assolutamente contrario a questa idea di liberalismo che alla verità preferisce la libertà, che in realtà è una falsa libertà. Poi ci sono moltissime proteste di questo genere, e dice ancora: per l'Italia, dal momento che questi trae ogni sua forza dai principi dell'eterna giustizia, cioè il Papa, come potrebbe mai abbandonarli perché così si indebolisca la Santissima Fede e l'Italia si trovi in pericolo di perdere il suo massimo splendore e la gloria di cui rifulge da 19 secoli per il possesso che ha del centro della sede della verità cattolica? E poi: ma la battaglia che si fa contro il pontificato romano non tende solamente a privare questa santa sede e il Romano Pontefice di ogni suo civile principato, ma cerca anche di indebolire e, se fosse possibile, di togliere totalmente di mezzo ogni salutare efficacia della religione cattolica e perciò anche l'opera stessa di Dio, il frutto della redenzione e quella santissima fede che è la preziosissima eredità a noi pervenuta dall'ineffabile sacrificio consumato sul Golgota. E dice: se no perché toglierebbero le sedie ai vescovi, eccetera eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe leggerlo tutto, ma evidentemente non mi è possibile. Allora fa appello ai popoli d'Italia, perché lo sostiene, dice: sono cattolici i popoli d'Italia, sono con noi. A un ministro di Cavour che gli disse: santità, il popolo, i milioni di italiani sono con voi, dice: no, io ve ne do, a me erano 24, 4 sono per voi, 20 sono per me, evidentemente perché il popolo era con noi. Pertanto, essendo così le cose, prima di porre fine al nostro discorso, dichiariamo innanzi a Dio agli uomini, in modo chiaro e solenne, non esservi affatto ragione alcuna per cui noi dobbiamo riconciliarci con chi che sia, con nessuno. E perché noi, quantunque immeritevoli, teniamo in terra il luogo di colui che pregò per i suoi crocifissori e chiese venia per essi, ben sentiamo dovere di perdonare a quelli che ci offesero, pregare per loro, ma riconciliarci? No, assolutamente no. Questo è il discorso con cui Pio IX commenta quello che abbiamo festeggiato quest'anno, il famoso 150enario. Qui siamo il giorno dopo. Ecco, riconciliazione? No, è una guerra tra la verità e l'errore. Ecco.
è chiaro. Loro, il loro scopo ultimo, distruggere totalmente la fede. Abbiamo poi altri documenti, ve li salto perché a un certo punto non è poi. Arriviamo, salto molti di questi documenti. Quanta cura, 8 dicembre 1864, è il sillabo, questo è uno dei documenti essenziali, direi profondamente dottrinale di Pio IX. Come sapete, riprende quello di Gregorio XVI, condanna il liberalismo cattolico, dice il contrario di quello che si leggerà in Dignitatis Humanae Personae. Contro la dottrina delle sacre lettere della Chiesa, della Sacra Scrittura e dei Santi Padri, i cattolici liberali, si parla di loro, non dubitano di affermare essere ottima la condizione della società nella quale non si riconosce all'impero, cioè allo Stato, il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della religione cattolica, se non in quanto lo chieda la pubblica pace. Con tale idea di governo sociale assolutamente falsa, non temono di caldeggiare l'opinione sommamente dannosa per la Chiesa cattolica e per la salute delle anime, dal nostro predecessore Gregorio XVI di venerata memoria, chiamato delirio, cioè la libertà di coscienza dei culti, essere un diritto proprio di ciascun uomo che si deve proclamare e stabilire per legge in ogni ben ordinata società. E i cittadini avere diritto a una totale libertà che non deve essere ristretta da nessuna autorità ecclesiastica o civile, in forza della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti, eccetera. Nel sillabo che è annesso a Quanta Cura vi è praticamente tutto il riassunto di quello che Pio IX aveva insegnato fino a quel momento. Si parte dai principi essenziali, ma sui rapporti Stato e Chiesa è condannata la proposizione 55, bisogna separare la Chiesa dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa. E invece il programma, come sapete, di Cavour e dei liberali cattolici. Ancora, la proposizione 77, in questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, escludendo tutti gli altri culti, quali che si vogliono, condannato. Però lodevolmente in alcuni paesi cattolici, perciò in alcuni si è stabilito per legge che a coloro i quali vi si recano sia lecito aver pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno, libertà di religione condannata. È assolutamente falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, questo è condannato, e similmente l'ampia facoltà a tutti concesso di manifestare qualunque opinione, qualunque pensiero palesemente in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi dei popoli e a diffondere la peste dell'indifferentismo. Ecco, adesso si dice, sì, il Concilio ha ammesso la libertà di religione, di culto, di coscienza, ma non lo fonda più sull'indifferentismo, ma su un altro fondamento, anch'esso sbagliato. L'indifferentismo, cioè l'indifferenza tra una regione e l'altra, sono tutte buone. Ma invece Pio IX dice, guardate che la libertà di coscienza e culto causa l'indifferentismo. Quindi se voi la sostenete, inevitabilmente, volenti o nolenti, andrete all'indifferentismo. Infatti la gente cosa pensa? Ci si salva in tutte le religioni. E infine l'ottante, il romano pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà. Non è che non bisogna andare in auto, ma la moderna civiltà è quel diritto nuovo di cui abbiamo parlato l'anno scorso, condannato da Leone XIII, che nasce con le rivoluzioni inglese, americana e francese. Un altro documento, adesso devo saltare molti documenti, un altro documento importantissimo, per esempio vi cito Esquo Intensissimi, 14 novembre 1864, celebra la vittoria di Mentana. Poi Respiciente Sea Omnia, 1 novembre 1870, la condanna del sacrilegio della presa di Porta Pia. E poco dopo sorse quel funesto giorno che fu il 20 settembre scorso, giorno nel quale vedemmo questa città, sede principale degli apostoli, centro della religione cattolica, rifugio di molte genti, assediata da molti migliaia di armati,
e mentre si faceva breccia nelle sue mura e si spargeva il terrore con continuo getto di proiettili, fummo addolorati di vederle spugnate per comando di colui che poco prima tanto nobilmente aveva dichiarato di essere animato da affetto filiale per noi e da fedele sentimento religioso. Che cosa può essere più funesto di quel giorno per noi e per tutte le anime buone? Giorno funesto. Di quel giorno nel quale entrate le milizie in Roma, che era piena di una moltitudine di stranieri sediziosi, vedemmo immediatamente sconvolto e rovesciato l'ordine pubblico, vedemmo insultata empiamente nella nostra umile persona la dignità e santità del sommo pontificato, vedemmo le fedelissime coorti dei nostri soldati insultati in tutti i modi, vedemmo dominare dappertutto sfrenata e insolente libertà, là dove poco prima spendeva l'affetto dei figli desiderosi di confortare la tristezza del comune padre. Da quel giorno poi si susseguirono sotto i nostri occhi tali cose che non si possono ricordare senza la giusta indignazione di tutti i buoni. Perfidi libri, zeppi di menzogne, di empie malvagità, cominciarono a essere proposti come acquisto conveniente a poco a essere divulgati. Moltissimi giornali furono sparsi di giorno in giorno, mirante a corrompere le menti, i buoni costumi, a disprezzare e calunniare la religione, a infiammare l'opinione pubblica contro di noi e questa apostolica sede, eccetera, eccetera. Fu violato il nostro palazzo del Quirinale e da questo, dove aveva sede, uno fra i cardinali di Santa Romana Chiesa fu costretto a forza andarsene immediatamente. E agli altri ecclesiastici, i nostri familiari, fu proibito di frequentare il Quirinale e furono molestati in tutti i modi, eccetera, eccetera, eccetera. Non posso leggere tutto perché ho 5 minuti. Il Papa, dopo la breccia di Porta Pia, condanna continuamente lo stato di fatto, protesta contro lo stato di fatto, rifiuta la legge delle guarentigie che gli era stato offerto dal governo e purtroppo deve sospendere il Concilio Vaticano I. Ecco, vedete, il Pio IX si trovano più la condanna dei fatti che i principi, anche se i principi abbiamo visto che ci sono, messi sotto il patronato della Immacolata, dogma proclamato nel 1854, non a caso quanta cura è il sillabo, sono dell'8 dicembre 1864, 10 anni dopo, sotto il patronato della Immacolata, che schiaccia il serpente infernale. Ma vi è, se voi volete trovare un po' la risposta dottrinale di fondo che va alle radici del problema, la troviamo nel Vaticano I. Non solo nella proclamazione dell'infallibilità del Papa, certamente questo è un documento essenziale, Eterni Patris, Costituzione dogmatica Eterni Patris, ma anche il consiglio di legge, una volta fece una conferenza solo su questo a Frosinone, sulla costituzione, nella costituzione Dei Filius, che parla appunto dei rapporti tra ragione e fede e sui segni visibili per tutti di credibilità della verità della fede cattolica. Quindi tutti gli errori del pensiero moderno, della filosofia moderna, sono esaminati e condannati approfonditamente già nel sinodo, ma soprattutto nel Concilio Vaticano I. Non crediamo che, morto Pio IX, la Chiesa accettò le cose. Leone XIII, vi ho già detto il suo pensiero, questo testamento politico. Un testamento è la cosa più solenne che uno fa. Il testamento politico di Leone XIII è senza dubbio solennissimo. E Leone XIII dice: non è possibile accettare a Roma due poteri. Dice: assolutamente impossibile. Sarebbe deplorevole altresì che col concorso stesso del pontefice fosse quasi consacrato il principio della coesistenza in Roma di due poteri supremi. Questo è il testamento politico di Leone XIII. Ma anche dopo di lui poté cambiare l'attitudine dei pontefici di fronte alle sempre maggiori difficoltà di avere ciò che ci spettava. Ma sia San Pio X, sia Benedetto XV, sia Pio XI, il Papa del Concordato, del Trattato Lateranense, sia Pio XI protestarono, rinnovando la protesta, quindi, della indispensabilità del potere temporale della Chiesa. E Pio XI dice chiaramente, nella sua prima enciclica,
che è bellissima, Ubi Arcano Dei Consiglio sulla pace di Cristo nel regno di Cristo, quindi la dottrina della legalità sociale di Cristo, 23 dicembre 1922. Qui c'ho il testo in francese perché l'avevo preso per la conferenza fatta a Parigi, ma dice: in queste condizioni vi posso dire quanto profondo è il nostro dolore di non poter contare l'Italia tra le numerose nazioni che intrattengono relazioni di amicizia con la sede apostolica. Quest'Italia, nostra patria bene amata, che Dio, che il Dio che regola con la sua provvidenza il corso dei tempi e l'armonia delle cose, ha scelto per fissarvi la sede del suo vicario in terra. E dopo aver parlato, come tutti gli altri papi che abbiamo visto, della grandezza di questa, di questa Italia, soprattutto appunto perché è la sede del vicario di Cristo, molto lungamente Pio XI parla di questo rapporto, della questione romana, e dice: noi quindi, eredi delle idee come dei doveri dei nostri predecessori, investiti dalla loro medesima autorità solo competente per giudicare una questione di una importanza simile, estranei ad ogni vana ambizione di dominazione temporale, ma pensando alla nostra morte e ricordandoci del conto rigorosissimo che dovremmo rendere al Divin Giudice, nella coscienza di essere legati da un dovere sacro della nostra carica, rinnoviamo qui le rivendicazioni formulate dai nostri predecessori in vista di difendere i diritti e la dignità della sede apostolica, cioè tutte le proteste per l'annessione sacrilega dello Stato della Chiesa. Siamo nel 1922, il concordato sarà del 29, ma viene mantenuto, pur nella limitatezza del territorio, visto che non era possibile concretamente avere quello che spettava in giustizia, mantenuto il principio che il Papa deve essere suddito solo di se stesso, cioè non deve avere nessun sovrano sopra di sé, ma deve essere libero e indipendente in un proprio Stato. Naturalmente però quella piccola porzione non può assicurare quella piena libertà e quella piena formazione di una società cattolica che non si trova nei libri ma realmente esistente, di cui c'era questa profonda utilità e necessità. Quindi, per riassumere, concludendo, gli errori fondamentali che hanno animato gli uomini del Risorgimento: considerare la Chiesa non l'unica vera fede, ma una religione tra le altre; proclamare la libertà di religione, di coscienza e di culto; volere fondare i rapporti tra Stato e Chiesa nella separazione più assoluta; non riconoscere alla Chiesa lo stato di società perfetta; pensare quindi che la ragione non può, che la fede non ha argomenti di credibilità che si impongono alla ragione onesta di ogni persona, anche se la fede supera evidentemente la ragione, e conseguentemente dare a tutti i culti la medesima libertà. Questo è, diciamo, l'idea del nostro cosiddetto Risorgimento, con lo scopo ultimo appunto di distruggere, se mai fosse possibile, naturalmente non lo è, la Chiesa stessa. La Chiesa ha respinto questi errori, li ha condannati costantemente, e se noi rileggiamo questi documenti lo vedremo. Nel documento che non vi ho letto, Noscitis et Nobiscum, Pio IX del 1849, afferma appunto che i sovversivi del suo tempo hanno abbracciato il partito di condurre i popoli dell'Italia alle dottrine e alle conventicole dei protestanti. Quindi egli chiaramente aveva visto, si era perfettamente accorto, che quello che veniva chiamato movimento nazionale e patriota in realtà era al servizio dello straniero, di una falsa religione così estranea al nostro paese, alla nostra tradizione, alla nostra cultura, alla nostra storia e soprattutto
alla nostra fede. Lo scopo di questi risorgimentali è, dice Pio IX, che si studiano di distaccare l'Italia dal seno della Chiesa. Allora i popoli italiani, al contrario, devono difendere il culto della religione cattolica. E non si può stare in mezzo, un po' qui e un po' là, ma dobbiamo dichiaratamente stare da una parte, e questo vuol dire il risorgimento non fu risorgimento, ma fu, sì, risorgimento degli errori del paganesimo, del protestantesimo, dei filosofi del Settecento. Cominciato un articoletto che dovrebbe uscire su Sodalizium, ve lo do in anteprima, si tratta della breccia di San Pietro. Allora, voi sapete che quando i bersaglieri Cadorna compare alla testa i primi entrati a Roma, dalla breccia di Porta Pia, era un ebreo e poi un protestante venditore di Bibbie, quindi volevano essere i primi a entrare, no? Con un cane, pare, chiamato Pio IX per dispregio. Allora, si sa che i bersaglieri, gli artiglieri, occuparono Roma, ma di fronte a Piazza San Pietro e al Vaticano si fermarono, quindi al Quirinale, come abbiamo appena visto leggendo la protesta di Pio IX, visto che era stato chiuso a chiave, chiamarono un fabbro e scassinarono le porte come fanno i ladri, ma a San Pietro nessuno entrò. Pio IX si proclamò prigioniero in Vaticano perché non poteva uscire da vivo. Quando da morto il suo corpo fu trasportato di notte per evitare sommosse, però le sommosse ci furono lo stesso e cercarono di gettare il corpo di Pio IX in Tevere, e quindi prigioniero in Vaticano, però insomma bene o male in Vaticano però nessuno entrò, i bersaglieri non misero piede. E invece sono entrati adesso, quindi c'è stata una nuova breccia, non so se l'avete letto sui giornali o sentito la radio, c'è stata una nuova breccia e i bersaglieri sono entrati in Vaticano. Sono entrati più volte, a parte i bersaglieri in carne e ossa sono entrati in Vaticano, anche se questo bersagliere, poverino, un po' vecchietto, non sembra proprio molto pericoloso, lo vedete mentre mette il cappello da bersagliere a Benedetto XVI, e dice vabbè, non c'è nessun problema. Il problema è che il fatto è avvenuto per commemorare la breccia di Porta Pia. Ne parlerò ancora. I bersaglieri sono entrati in San Pietro quando invece il 20 settembre 1870 si sono fermati, e dalla radio, dai giornali si dice anche che le porte sono state aperte dall'interno da qualche bersagliere travestito da zuavo pontificio, e alcuni di questi falsi zuavi, che avevano fatto credere di essere zuavi pontifici, in realtà non lo sono, sono stati in seguito identificati. Portano il nome di Antonio Socci, Vittorio Messori, Andrea Tornielli, e pare che ci fossero anche alcuni che vanno a Rimini ogni anno per un certo meeting, no? Che avevano fatto credere di essere zuavi pontifici e in realtà hanno aperto le porte e fatto entrare i bersaglieri. Allora, sarà vero? Non sarà vero? Cerchiamo di essere seri e vediamo poco a poco i documenti, i documenti. Prima di tutto i documenti più importanti, non dei piccoli zuavi, ma dei generali in testa.
e anche loro pare che abbiano aperto le porte. In realtà la svolta inizia molto molto timidamente con Giovanni XXIII. Abbiamo visto che tutti i papi, tutti, l'uno dopo l'altro, hanno sempre tutti condannato e protestato, quindi per la presa di Porta Pia e già prima per la spogliazione degli stati della Chiesa, dei diritti della Chiesa, hanno tutti considerato come infausto quel periodo storico che fu una serie di leggi eversive contro la Chiesa, e ne hanno condannato soprattutto i principi, le idee, la libertà di religione, di coscienza e di culto, la separazione tra Stato e Chiesa, il liberalismo cattolico che cercava di conciliare gli inconciliabili. In questo, malgrado le differenze di tempo, di circostanze, di carattere, tutti i pontefici, ovviamente, perché attraverso l'uno o l'altro è sempre Cristo che parla, no? Tutti i pontefici hanno sempre, costantemente insegnato la stessa cosa. Anche il 1929 il concordato, il trattato, non cambiarono questo costante insegnamento della Chiesa, perché un concordato, a parte il fatto la battuta di un canonista che conoscevo, che diceva la storia dei concordati e la storia delle umiliazioni della Chiesa, anche quando non è vero, non è proprio così, diciamo, è la storia di ciò che si può fare. Un concordato non dice sempre l'ideale, ma dice ciò che si può realisticamente, concretamente ottenere in una data circostanza storica, e cioè un compromesso. Quindi noi troviamo nei concordati la dottrina della Chiesa, nel senso che quello che la Chiesa ottiene, quello che la Chiesa chiede, rivendica e ottiene, è certamente cattolico. Se per esempio la Chiesa chiede che lo Stato sia riconosciuto come cattolico, vuol dire che conforme alla dottrina della Chiesa che lo Stato sia considerato cattolico. Quando la Chiesa chiede e ottiene, come nel concordato spagnolo sotto Pio XII, la proibizione in tutto lo Stato dei culti non cattolici, vuol dire che questo è conforme all'insegnamento e alla morale della Chiesa. Ma ovviamente non è che in un concordato troviamo tutti i diritti della Chiesa riconosciuti, solo alcuni. L'unico che si dice che diede praticamente al rappresentante della Chiesa un foglio in bianco e disse scriva lei quello che vuole, e fu il presidente dell'Ecuador, García Moreno, e non per niente fu pugnalato e assassinato evidentemente. Quindi detto questo, il concordato del 29 non è che fu il riconoscimento del risorgimento, no, fu una soluzione pratica e concreta in quello che era lecito alla Chiesa di rinunciare concretamente, ma non fu un cambiamento nell'insegnamento della Chiesa, che continuò sempre costante. Mai si troverà una esaltazione di quei fatti e di quelle idee che hanno animato il Risorgimento. Il cambiamento, ancora molto timido, vi ho detto, avvenne con Giovanni XXIII. Perché? Perché d'altronde ci fu con lui, anche lì in maniera timida, un cambiamento sulla libertà religiosa, nell'enciclica Pacem in Terris, dove a seconda che il testo è in latino o in italiano, ma il testo originario era in italiano e poi quello ufficiale è in latino, in genere dovrebbe essere il contrario, prima il latino poi la traduzione, quindi il testo originario pare, su suggerimento di Monsignor Pavan, si ammetteva all'uomo il diritto di seguire la propria religione, la libertà di coscienza nella propria religione, invece in latino viene corretta la cosa. Comunque, già sulla libertà religiosa c'è il primo testo dubbio, Encyclica Pacem in Terris, e anche sul Risorgimento c'è un primo accenno di cambiamento. L'Italia ufficiale festeggiava allora
nel 1861, a Torino c'è una cosa ormai inutile, Italia 61, no? Festeggiava il centenario, adesso siamo col 150enario. Allora era il centenario, 1861, e Giovanni XXIII rivolse un messaggio al professor Amintore Fanfani, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, anche lui era piccolino, martedì 11 aprile 1961, un discorso nel quale tra l'altro Giovanni XXIII cita affettuosamente Pio IX, ma Pio IX non sarebbe stato molto d'accordo nel sentire Giovanni XXIII dire: la ricorrenza che in questi mesi è motivo di sincera esultanza per l'Italia, il centenario della sua unità, ci trova partecipi di uno stesso sentimento di riconoscenza alla provvidenza del Signore. Ecco, benché la cosa sia ancora espressa in maniera molto timida, abbiamo, direi, l'inizio di quello che poi verrà sviluppato in seguito. Questa nuova dottrina, naturalmente ben più gravi sono i cambiamenti dottrinali come la collegialità, il dialogo interreligioso, l'ecumenismo, tutte cose di cui abbiamo già parlato, parleremo di nuovo, qua siamo in questioni molto più concrete, però anche qui c'è stato un cambiamento. Che cosa si dice? Prima di tutto, questa data, che normalmente è una data, è infausta, perché Pio IX il giorno dopo, questo 17 marzo 1860, rivolse ai cardinali quella allocuzione di cui vi ho letto qualche parola, dicendo: è la lotta tra l'errore e la verità, tra le tenebre e la luce, tra Dio e i nemici di Dio, non c'è conciliazione possibile in base ai fatti che si sono appena svolti. Questi fatti, che per Pio IX erano così gravi che essere addirittura un tentativo di eversione della religione stessa, sono per Giovanni XXIII un motivo di sincera esultanza, di sentimento di riconoscenza alla provvidenza del Signore. Ecco, incomincia a venire l'idea che questi fatti sono stati provvidenziali. Ora, naturalmente vi è un'ambiguità. Tutto quello che accade o è voluto o è permesso dalla divina provvidenza. È voluto il bene, è permesso il male. Dio solo può cavare del bene anche dal male, ma il male resta male e non può essere mai motivo di soddisfazione, di allegria o di esultanza, anche se Dio dal più grande male può cavare un bene. Farò un esempio chiaro a tutti, il più enorme, la morte in croce di Gesù Cristo. Se io dico: mi rallegro della morte in croce di Gesù Cristo perché ha redento l'umanità, la cosa è vera, ma bisogna stare un po' attenti, perché se io dico solamente mi rallegro della morte in croce di Gesù Cristo, la cosa non va più bene. Infatti Dio ha permesso il male terribile del deicidio, che fu un crimine spaventoso e tale resterà per l'eternità, anche se Dio da questo crimine può cavarci del bene e ci ha cavato il bene della redenzione dell'umanità. E da parte di Gesù nostro Signore fu il più grande atto di amore per il Padre e per noi. Ma questo non ci consente in alcun modo di dire che i crocifissori di Gesù partecipi della volontà della provvidenza, se non di una volontà puramente permissiva. È un po' un discorso come quelli che dicono che Giuda è quello che è stato più bravo di tutti gli apostoli perché ha tradito Cristo come voleva Dio, ma Dio non vuole il peccato, mai, è una bestemmia dire che vuole il peccato. Quindi se attribuiamo alla provvidenza gli atti ingiusti, criminosi, irreligiosi, sacrileghi, ladroneschi e contrari alla fede commessi dai governo subalpino 150 anni fa, offendiamo Dio, attribuiamo a Dio il male.
Ecco quindi un'ambiguità nell'attribuire alla provvidenza qualche cosa di questo genere. In maniera molto più chiara, non però per il bene, si espresse l'anno seguente il cardinale Giovanni Battista Montini, più noto poi come Paolo VI. Egli era allora ancora arcivescovo di Milano, per poco, era il 10 ottobre 1962. Egli si recò in Campidoglio, a Roma quindi, dove parlò davanti al presidente della Repubblica, Segni, del Senato e della Camera, Merzagora del Senato e della Camera, non mi ricordo più chi fosse. E tutto il discorso sarebbe da citare, ma prendiamo solamente questa frase. La provvidenza, disse Montini, quasi giocando drammaticamente negli avvenimenti, tolse al papato le cure del potere temporale perché meglio potesse adempiere alla sua missione spirituale nel mondo. Quindi, la breccia di Porta Pia, l'usurpazione degli stati della Chiesa e di Roma stessa, nell'ambito più vasto del Risorgimento, sarebbe stato un evento provvidenziale. Non nel senso che, Dio lo ha voluto e che quindi noi dobbiamo rallegrarci, perché la situazione della Chiesa dopo questo avvenimento è migliore di quella che non era prima. E la situazione della Chiesa dopo questo avvenimento è migliore di quanto non sarebbe migliore di quanto non fosse stata prima, perché gli è stato tolto il potere temporale. Per questo, non malgrado. Nel testamento di cui vi ho già parlato, Leone XIII dice anche lui che la divina provvidenza ha fatto sì che la Chiesa, anche dopo la spogliazione che ha subito, godesse di un grandissimo prestigio, potesse nonostante tutto fiorire, eccetera. Ma il Papa dice chiaramente che tutto ciò, quindi Leone XIII dice, il pontificato romano, ovviamente per merito della provvidenza, ha potuto mantenere più che mai salda l'unione ammirevole dell'episcopato dei fedeli, conciliarsi l'amore e la devozione dei popoli, crescere nella stima e nell'ossequio della sua autorità, far sentire al mondo la sua morale potenza e tenere alto il prestigio della sede apostolica. Allora Leone XIII dice quello che dice Montini. No, perché Montini dice tutto questo grazie alla fine del potere temporale della Chiesa. Leone XIII dice tutto questo malgrado e nonostante la fine del potere temporale della Chiesa. Quindi, per l'uno, la Chiesa sempre sorretta da Gesù Cristo fiorisce nonostante gli assalti nefasti del nemico. Per l'altro, il nemico era così stolto da aver reso alla Chiesa il miglior servizio spogliandola di questo dannoso potere temporale. Quindi la posizione, il punto di vista è opposto. Anzi, Leone XIII dice che la provvidenza ha aiutato la Santa Chiesa proprio perché essa non si è accomodata a nessuna rinuncia, ma anzi ha perseverato inflessibile nella propria denuncia dell'errore e dell'usurpazione come una solenne ingiustizia. Trionfalismi da una parte, Pannella non trionfare troppo, e con sincera letizia dall'altra, il 20 settembre venga proclamata festa nazionale del Risorgimento italiano, che non l'ha proposto il PRI di La Malfa, i radicali di Pannella, il Grand Oriente d'Italia, ma 30 giorni. Ecco. Come mai? Che cos'è cambiato? Che cos'è successo? Ma si pare che ci sia stato
il Vaticano II. Eh sì, perché questi sono i frutti dell'albero. Ma un articolo di giornale non è niente, non è documento del Magistero. Sono le conseguenze. Sono le conseguenze visibili a tutti. Quando uno muore, muore. Poi dopo puzza. Ma la puzza è la conseguenza della morte. E questi articoli sono la puzza conseguente, non la morte della Chiesa. La Chiesa è sempre viva, ma di quelle cose lì, di quelle dottrine lì. Bene, allora, vediamo dopo questa bella proposta, vedevamo allora il 20 settembre di Paolo VI. Quindi Paolo VI si ritrova il 20 settembre e cosa fa? E cosa fa? Molti documenti nei quali egli partecipa ai festeggiamenti per la breccia di Porta Pia. Pio IX fu bombardato dai colpi di cannone, Pio IX fu imprigionato in Vaticano, il vicario di Cristo, I suoi soldati, i suoi fedeli furono imprigionati e sbeffeggiati, uccisi, i religiosi, le religiose furono cacciati via e noi festeggiamo questo avvenimento. Come lo festeggiò? Il 20 settembre ci fu la solita cerimonia a Porta Pia e Paolo VI mandò il cardinale vicario di Roma per celebrare la Santa Messa in quell'occasione. Poi, pochi giorni prima, scrisse in questo senso al Presidente della Repubblica, che a quel tempo era Saragat, ed infine, siccome tutto ciò non bastava, lo stesso 20 settembre si rivolse ai fedeli con l'Angelus del mercoledì, unendosi ai festeggiamenti del 20 settembre, e dulcis in fundo, il 21 settembre, ricevette festoso le associazioni dei bersaglieri ed artiglieri. Uno può ricevere i bersaglieri e gli artiglieri il 1 gennaio, il 20 febbraio, il 18 marzo, quando vuole, ma riceverli il giorno prima dell'anniversario di Porta Pia è un significato molto chiaro e infatti glielo dice, che è per quello. Non ha ricevuto gli eredi dei Zuavi che morirono per il papato e per la Chiesa, quelli se li sono dimenticati tutti, come Don Ugo è venuto a vedere, ma simbolicamente, io non ce l'ho con i bersaglieri, anche se mio nonno era alpino, quindi magari tanta simpatia non c'è, ma viva i bersaglieri, però non il 20 settembre, per carità, ecco, non il 20, tutti gli altri giorni va bene, ma il 20 settembre e il 21 settembre no. Ecco. Questo fu il 20 settembre di Paolo VI, e allora a questo punto non stupiamoci di quello che accade dopo. Giovanni Paolo II, per esempio, visitando Bologna, si rallegrò del fatto che Bologna non era più un possesso della Santa Chiesa. Forse sarebbe rallegrato di meno se, per esempio, fosse stato espropriati i conti bancari dello IOR. Questo sì, evidentemente, ma comunque, insomma, per Bologna non gli importava più, anzi è stato un bene. E arriviamo a Benedetto XVI. Allora qui le cose sono particolarmente gravi, persino io non so chi ha scritto questo articolo, però è stato pubblicato nel sito di un'associazione moderatissima, Oremus Pro Pontifice, queste cose qui, Inter Multiplices, una voce, li conosco, sono di Torino. Hanno pubblicato un articolo che non è malaccio, si intitola Viva il 20 settembre, il grido di gioia del Vaticano. In realtà non è del Vaticano, però è di chi apparentemente lo rappresenta. A proposito della commemorazione della breccia di Porta Pia, con la presenza del segretario di Stato, il cardinal Bertone. In questa occasione, quindi per il 150enario, cosa è stato fatto? Innanzitutto gli avvenimenti principali, perché poi la cosa viene fatta in maniera capillare, direi un po' ovunque, ma comunque che cosa è stato fatto, diciamo, a alto livello? Prima di tutto è stato costituito un comitato per i festeggiamenti per il 140° anniversario di Roma Capitale, questo è per il 20 settembre, quindi l'anno precedente, l'anno passato. In questo comitato giustamente faceva parte lo storico della massoneria Aldo Alessandro Mola,
che sedeva però fianco a fianco con Vittorio Messori, lo storico, in teoria cattolico, della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, responsabile delle riunioni interreligiose di Assisi, e lui l'ideatore di Assisi, tra poco ci sarà ancora Assisi, e Riccardi ha detto esplicitamente che per queste riunioni di Assisi egli si ispira al pensiero di Elia ben Amozeg. Chi è Elia ben Amozeg? Un rabbino livornese, poi ce l'ho qui in Toscani oggi, livornese, vissuto tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, mi sembra, il quale era vicinissimo alla massoneria spiegò questa dottrina: bisogna andare verso la religione universale, la religione universale dell'umanità, nella quale il sacerdote, e suppongo anche il re, è Israele, e gli altri popoli e religioni gli fanno corona, quindi tutti assieme, come noachidi, cioè applicatori delle leggi di Noè, che non si trovano nella Bibbia ma nel Talmud, dottrina che il rabbino di Segni, rabbino capo di Roma, ha poi spiegato in illustri consessi, una volta davanti ai cardinali e poi nella sede del Grand Oriente d'Italia e, per non fare un dispetto, anche nella sede della massoneria di Piazza del Gesù. Così tutte le obbedienze hanno avuto la sua visita, dove tra l'altro il rabbino di Segni, come sapete, spiegando la dottrina del noachismo, che è nelle costituzioni stesse della massoneria, le costituzioni di Anderson, dice che il massone è un noachide, cioè un non ebreo che segue le regole che gli ebrei danno per i non ebrei, per far parte della religione messianica universale. E il rabbino di Segni, scherzando, disse: mio padre era massone, e quindi quando Mussolini parlava del pericolo giudaico-massonico, pluto-giudaico-massonico, e mio papà diceva: io mi manca il Pluto, ho i miei dubbi, ma le altre due ce le ho, senza dubbio, quanto al figlio, come si dice, che la pera casca vicino all'albero, per cui com'era il papà, penso che più o meno, anzi peggio magari, è il figliolo. Bene, allora questi sono gli orientamenti che ci danno questi autori, e Assisi, si capisce, non lo dico io, ma è Don Ricosta che è cattivo, ma no, io vorrei dire solo cose buone, lo dice Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio, ideatore di Assisi, promotore di Assisi, è lui che lo dice, non è colpa mia. E nessuno gli ha detto nulla, cioè nessuno lo ha criticato per questo. Allora, cosa è stato fatto? È stato deciso in tutto questo comitato, c'è Ravasi nel comitato, quello del Pontificio Consiglio per la Cultura, quello del Cortile dei Gentili, cioè il dialogo si estende anche agli atei, ma tanto questo c'è già in Gaudium et Spes. E poi che cosa fa questo comitato in cui ci sono uno zuavo come Messori e un illustre cardinale come Monsignor Ravasi, che titolò un articolo in prima pagina del Sole 24 Ore, il giorno di Pasqua: non è risorto. Non è risorto. Non è risorto. Allora, tra gli eventi che organizza un consesso con così tanti cattolici abbiamo la commemorazione di Garibaldi da Mentana al Gianicolo, la commemorazione della Repubblica Romana Masiniana, Alemanno si esalta immediatamente, la proiezione del film massonico che fu fatto dai massoni sulla presa di Roma, e siccome ci sono dei cattolici presenti avremo tre concerti in tre chiese di Roma. Qui si vede che ci sono i cattolici in questo comitato. Poi, dopo il 140ennale della presa di Porta Pia, abbiamo il 150ennario dell'Unità. Allora, le iniziative: il 15 settembre 2010, lì siamo sempre per il 140ennale, Benedetto XVI riceve i bersaglieri pure lui e si fa imporre il cappello dei bersaglieri.
Anche qui non si tratta di qualche cosa di casuale. E i bersaglieri, ricevili il giorno di Natale? No, vicino al 20 settembre. Perché? Perché si conferma l'approvazione di Porta Pia. Ma non lo invento io. Allora, in questo articolo, che non l'ho scritto io, il commento è: questo triste 15 settembre 2010, Benedetto XVI ha sancito che due secoli di lotta alla Chiesa, emblematicamente rappresentati dai bersaglieri di Porta Pia, non contano più. Tutto è passato, dice con i fatti il... E per darne formale notizia ai cattolici di tutto il mondo, indossa il copricapo tipico di questi epigoni della rivoluzione anticattolica. Ecco. Già Luigi XVI si ben si mise il berretto frigio, ma non gli portò fortuna. Ecco. Attenti ai berretti che ci si mette in testa. 20 settembre 2010, quindi siamo sempre col 20 settembre, il segretario di Stato, lo juventino Tarcisio Bertone, partecipa ai festeggiamenti per la breccia di Porta Pia assieme al presidente Giorgio Napolitano del comitato centrale del CUS, al sindaco di Roma Alemanno, laudatore della Mazziniana Repubblica Romana, e il cardinal Bertone dice: siamo raccolti in un luogo altamente simbolico, è molto simbolico, per compiere un atto di omaggio a chi? A Pio IX, agli Zuavi? No. Verso coloro che qui caldano.